Buongiorno a tutti e a tutti. Sente Gianni Superno. Sono a posto. Allora, come avevamo scritto nella convocazione che vi è stata girata nei giorni scorsi, in apertura di questa assemblea degli iscritti e delle iscritte, vorrei iniziare con un ricordo di un'altra amica della festa. In questi 12 giorni di festa abbiamo avuto modo di ricordare alcune persone. Oggi in particolare vorremmo ricordare Anna Esposito. Anna è stata una colonna, come tante ne abbiamo incontrate, per chi come me è arrivato solo all'ultimo ne ha potuto incontrare tante. Io prima faccio un brevissimo ricordo personale, un aneddoto di un episodio risalente un anno fa, quando c'era il congresso. Anna aveva già qualche problema di salute e un giorno mi ha chiamato, l'unica cosa che mi ha chiesto è: fammi votare. Ci teneva particolarmente, aveva voluto la tessera, avevamo portato la tessera, avevamo preparato la tessera con Sonia e gliel'avevamo recapitata. L'unica cosa che mi ha chiesto è: fammi votare. Mi ha chiesto il giorno prima dell'assemblea degli iscritti, quindi avevamo anche qualche difficoltà da un punto di vista tecnico, e devo dire che a me ha colpito tantissimo, perché in quel momento lì il suo primo pensiero era il partito. E questo credo che sia un insegnamento grande che ci lasciano solo le persone che hanno dato veramente tanto alla collettività. Io leggo il ricordo di un'altra persona che è stata molto vicina, che è Anna Maria Calvano, e che oggi non poteva essere qui con noi, ma ha voluto lasciarci un ricordo dello scritto. Anna dava tutta se stessa nella famiglia, nelle amicizie, nel lavoro e nell'ideologia socialista presente in tutta la sua vita. Amica per sempre, ti aiutava con il suo carattere allegro e scherzoso, ti coccolava con le specialità napoletane che preparava magistralmente, essendo lei un'ottima cuoca. Come lavoratrice si dedicava al lavoro con tutta se stessa, senza limiti, pronta ad aiutare chiunque in difficoltà e con una carica umana che la contraddistingueva. Per questo moltissimi colleghi sono diventati soprattutto amici. In particolare, come dipendente del comune di Settimo Torinese, è ricordata per essere stata una lavoratrice che ha espresso, con impegno, dedizione e professionalità, il meglio in tutti i compiti che ha svolto, in tutti i ruoli, anche di responsabilità, che le sono stati assegnati negli oltre 30 anni in servizio. Impegnata politicamente con la sua ideologia socialista portata nel cuore e nella mente, si è impegnata attivamente prima nel Partito Socialista, grande amica di Giovanni Ossola e della sua famiglia, e negli ultimi anni nel Partito Democratico, dando tutta se stessa come in tutte le cose intraprese nella sua vita. Ha affrontato con grande forza e coraggio ed estrema fiducia anche tutti i problemi di salute che in questi anni l'hanno colpita. Madre, figli e sorella, gli affetti familiari sono sempre stati una priorità. Malgrado la sua famiglia vivesse a Castellammare di Stabia, si è prodigata con non poche difficoltà per la cura dei genitori. Un forte sentimento l'ha legata alla sorella, al fratello e ai cari nipoti. E poi madre di Mario, suo unico figlio, il più grande amore della sua vita. Onestà e correttezza sono stati principi a cui non è mai venuta meno. Mancherà a quanti hanno avuto la fortuna e il piacere di averla conosciuta. Grazie a tutti. Settimana prossima sarebbe stato il compleanno di mamma, sabato prossimo per esattezza, il 13 luglio. Io mi ricordo tantissimi aneddoti, specialmente quella festa, perché me la ricordo dietro il bancone del bar. Oggi sarebbe più o meno seduta lì con la sigaretta in mano e la bombola dell'ossigeno. Dettagli. Donna forte, fortissima, per quel che riguarda cuoca si vede.
ottima cuoca. Sempre stata veramente tosta, anche con i genitori, con gli amici, con me in particolar modo. Piccolo aneddoto, studiavo le tabelline, avevo 7 anni, 8. Mi interrogava, lei è ragioniera, matematica. 7 per 7, 42. 7 per 8. Lei contava 1, 2, 3. E non piangere, altrimenti ti dura questo. Matematica avevo 10. Infatti ho fatto anche liceo scientifico. No, comunque ho tanti ricordi di mia madre e effettivamente, nonostante non vivessi con lei da anni, perché quando avevo 4 anni il tribunale dei minori, dopo la separazione dei miei genitori, mi affidò ai nonni. Lei patì tantissimo questa cosa, ma nonostante tutto è sempre stata vicina, in un modo o nell'altro è sempre stata vicina. Ha mantenuto un ottimo rapporto con i suoceri, quindi bene o male, nonostante vivessi con i nonni, era sempre presente in casa. Grandissima lavoratrice, io mi ricordo ancora i suoi primi anni, cioè da che ho memoria, in quello che era una volta l'ufficio economato, con Picchiua come suo responsabile. E lei davanti a un computer, una delle prime donne che utilizzava un computer, come ragioniera, e faceva questi conti che per me erano assurdi. Altro che dire, veramente una donna incredibile da quel punto di vista. Mi fa strano parlarne così, perché sono passati 6 mesi, 7 mesi, anzi più o meno 8, e non mi sembra neanche vero, non mi sembra neanche vero. L'altro pomeriggio, dopo aver fatto un turno di notte assurdo, al lavoro, stavo dormendo e nel sogno ricevo una telefonata da parte sua. Mi parlava come se fosse lì e realizzavo che effettivamente non c'è più. Non credo di aver ancora somatizzato bene quella cosa, perché comunque nonostante abitassimo a un tiro di schioppo l'uno dall'altro, comunque, e nonostante fossimo così tanto legati, non eravamo insieme. Le sono rimasto vicino fino alla fine, quello sì, ma non vivendo insieme, non avendo mai vissuto insieme, questa separazione un po' pesata sul mio carattere, sul mio modo di vivere questa esperienza. Mi manca, effettivamente non può non mancare, penso che manchi anche a tutti voi, quindi. E boh, vi ringrazio di questo pensiero, mamma, e vi auguro buon compleanno. Cominciamo con le cose facili oggi, no? Un tras! Ma ricordi, no Mario? Incazzata come una iena su quel coso dei cremini là, che non entrava, in questa parlata intercalare napoletana, che muoveva sto coso che non voleva entrare, e naturalmente la sigaretta in bocca. Credo di avergli detto 1 milione di volte di smetterla di fumare. Tu entravi in casa sua, c'aveva la nuvola di fumo, uscivi che puzzavi come un cane morto. Anna è stata la prima persona, il giorno delle elezioni del 2009, io la chiamavo Karzai perché riusciva a fare delle robe, dei seggi che solo lei riusciva a fare, cioè delle cose allucinanti, che salvò il mio primo voto, il primo voto della mia vita, scritto su una lista sbagliata, senza croce e credo anche con una T sola. E me lo salvò, no? Quindi ricordo era il 2009, era l'8-9, il giugno del 2009. Anna era una... Tanto il politico lo faccio dopo, tua mamma era una testa di cazzo. La più grande testa di cazzo che io ho conosciuto nella mia vita, che però a cui ho voluto veramente bene. Ho voluto bene perché era sincera, perché non te le mandava a dire, perché non ha mai smesso di credere in quello in cui faceva,
perché mi ha protetto i primi tempi qua, quando magari ero boccia e non c'era magari questo clima, ma era molto più rigido quel mondo, quando eravamo ancora di essere, che ormai sono passati tanti anni. Anna era veramente una bravissima persona. Poi Anna mi ha regalato uno dei migliori amici, uno dei migliori amici della mia vita, quindi è ovvio che per me non può che essere una persona che mi manca, come può mancare una cara amica, come può mancare una persona splendida, perché poi alla fine nella sua essere testa di cazzo era una persona che ti dava veramente tutto, e chiunque l'ha conosciuta questa cosa la può sapere, che ti chiamava per raccontarti cosa succedeva negli uffici, chiedendoti di non dire niente a nessuno, ma per metterti in guardia se succedeva una roba, se non succedeva, ed era onesta e sincera, ti diceva esattamente quello che pensava. Ci siamo scontrati credo 1 milione di volte, perché era impossibile non litigare con Anna. Io credo che quando le persone mancano non è che necessariamente bisogna dire che va tutto bene, perché se sarebbe ingiusto, perché faceva parte del suo carattere e del suo modo di essere. Quindi credo che sia giusto fare questo. Io comincio ad essere un po' stufo, perché credo di essere alla 23-24esima festa che faccio, quindi fate i conti, immaginatevi quante persone sono passate, quante persone ho già dovuto salutare, e quando saluti le persone speciali è sempre un casino, perché Anna, Valerio, Massimo, Vicariani, cioè basta, cioè veramente. Anche perché poi molti erano dietro le costine, ed è un casino, ragazzi, cioè, Stefano, occhio che cioè, iniziamo a essere vecchi anch'io. Comunque, ciao Anna e grazie di tutto. Se qualcuno che ancora vuole intervenire, io... Ok. Tanto avremo modo nel corso della mattinata di poter ancora riprendere queste cose. Adesso proviamo a guardare a diciamo... Mi porto la mia relazione, sarà un po' tecnica su alcune cose, però era utile provare a mettere insieme alcuni elementi. E parto da dove eravamo rimasti. Anzi, facciamo così meglio. Dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti, siamo partiti da questo tendone un anno fa. Con l'idea di provare a costruire un percorso che faceva della sostenibilità sociale e ambientale i punti cardine per provare a governare ancora la nostra settimo. Con l'idea da subito di provare ad allargare un perimetro di una coalizione che aveva fatto bene in 5 anni, che nel frattempo si stava allargando. E da lì è partito il percorso che ci ha portato oggi a essere qui con un grandissimo risultato. Il Partito Democratico è stata la guida che ha accompagnato questo percorso, e lo voglio rivendicare un processo di accompagnamento, perché è vero, il Partito Democratico si è posizionato per primo, ha fatto tutto un percorso, abbiamo fatto una lunghissima campagna elettorale, che non è proprio quella classica di chi ha governato per 5 anni e prova a fare un secondo mandato. Noi siamo sempre stati accanto alle forze politiche, mai in una posizione di superiorità, sempre con l'idea di aprire e di stimolare il confronto tra le forze politiche, con chi c'era già e che ha fatto un percorso importante, penso tutto il mondo delle civiche, e con chi invece si stava affacciando a quel percorso, e penso soprattutto al Movimento 5 Stelle, che è entrato in coalizione. È stato un percorso dove anche noi ci siamo aperti da questo punto di vista,
Vi ricordate che a settembre scorso, durante il direttivo, abbiamo accolto alcune persone che oggi sono qua. Una ce l'ho a fianco e poi capirete anche bene perché, che è Elena, Angela, Nino, Enzo, Salvatore, insomma un gruppo che ha visto di nuovo nel Partito Democratico, col quale abbiamo superato gli scogli del passato, abbiamo provato a ricostruire un percorso nuovo. Un percorso lungo, sicuramente complesso, sicuramente molto competitivo, per chi ha potuto vivere questa esperienza di campagna elettorale, che ha portato a un risultato oltre le aspettative, perché la nostra sindaca è stata rieletta con oltre 16.000 voti, il Partito Democratico supera gli 8.000 voti, 8.292 voti, e posso garantirvi che, a parte una persona, che è quella che, tra quelle che ha citato prima Daniele, che un anno fa ci diceva possiamo arrivare al 38%, nessuno fino a lunedì pomeriggio credeva che fosse possibile arrivare a questo risultato. Siamo a livello percentuale uno dei comuni che ha fatto meglio tra quelli al voto, come partito ci ha superato solo Collegno, ma con una differenza: mentre Collegno ha una situazione di fatto di stabilità da questo punto di vista, cioè il Partito Democratico rimane sempre con un'asticella molto alta, figlio anche di un percorso diverso dal nostro, noi, nonostante un trend di affluenza più basso, perché continuiamo a calare, sono stati 23.000 i cittadini in 7 mesi che si sono presentati alle urne, meno di 5 anni fa, meno di 10, siamo continuamente in calo. Questo è un tema che necessariamente dovrà essere affrontato non pensando di cambiare le leggi elettorali, ma forse promuovendo un modello di partecipazione diverso. Questo lo dico al governo. Il PD fa un risultato importante, fa un risultato veramente oltre la mia aspettativa. Ho provato a ricostruire anche la serie storica. 10 anni fa il boom con oltre 10.000 voti su quasi 27.000 elettori che si erano presentati alle urne, dove facemmo il 40%, ma figlio di un contesto totalmente differente. 5 anni fa 4.920, quindi un calo, e oggi siamo tornati al 38,7. Dato interessante anche paragonato alle altre elezioni, perché alle elezioni europee il PD va 6.975 voti, 32,5% dei votanti, e alle regionali caliamo leggermente, ma arriviamo a 6.584. Quello che stupisce, che è una cosa che succede pochissime volte, che normalmente il Partito Democratico cala sempre sulle comunali, perché c'è un pezzo di mondo civico che guarda al Partito Democratico su livelli superiori, e invece oggi noi ribaltiamo anche quella prospettiva lì. Io credo che questo risultato sia figlio di un lavoro corale, e lo ribadisco prendendo anche un dato che è altrettanto interessante, che in questi giorni è tornato. Dicevo, sugli 8.292 voti espressi c'erano 5.784 preferenze. Sapete che adesso con la doppia preferenza il calcolo non è proprio immediato, bisogna fare una stima, di fatto vuol dire che almeno 4.000 cittadini hanno scritto anche una preferenza per un candidato, e il 50%, siamo nello stesso trend delle ultime elezioni. Di fatto è stato premiato anche e soprattutto il lavoro della squadra, anche se come più volte ci siamo detti con alcuni, non sempre questo lavoro è emerso in campagna elettorale, come è normale che sia. Io, questa è ulteriore dimostrazione, lo è il risultato di questa festa, che commentavamo prima con qualcuno, che con Massimo lo stavamo commentando prima. Questa festa nasce anche come momento di ringraziamento, a prescindere da quello che sarebbe stato il risultato, perché abbiamo lavorato da ottobre dell'anno scorso, che abbiamo deciso le date, quindi non è proprio da ieri che ci lavoriamo.
nasceva come un momento di ringraziamento ed è stato un momento di ringraziamento forte perché la città è venuta, cioè ha partecipato alla nostra festa. E anche sul risultato economico abbiamo avuto delle sorprese importanti. Ma quelle le racconterò poi in un altro momento perché non abbiamo ancora fatto i conti. Io mi permetto di fare qualche ringraziamento. Innanzitutto ai volontari, partendo sempre dalle storiche colonne, che non cito perché sennò se ne arrabbiano, ma sanno cosa. Esatto, non cito, ma sono stati preziosissimi in tutto questo cammino. Faccio un ringraziamento ai candidati, faccio soprattutto un ringraziamento a quei candidati che hanno fatto una campagna molto generosa, una campagna di ascolto importante e che il risultato elettorale non ha visto premiare con l'ingresso in consiglio. È un, purtroppo in questi momenti qua i posti sono quelli che sono. Abbiamo fatto 11 seggi, che è un risultato eccezionale, ma è chiaro che non era scontato. Io credo che da questo punto di vista sarà importante per il nuovo gruppo consigliare, ed è per questo che ho qui Elena Ruzza, che è stata designata dal gruppo consigliare come nuova capogruppo, avrà un compito importante, che è quello di consolidare questo gruppo anche allargato e coinvolgere anche chi non è riuscito a entrare in consiglio comunale, perché sarà importante da questo punto di vista la partecipazione di tutti. La partecipazione per che cosa? Noi abbiamo la necessità di essere un riferimento, perché questo 38% come è nato ha già finito di esistere, perché adesso inizia una sfida diversa, inizia la sfida del governo, e noi partiamo da quel risultato lì perché abbiamo una responsabilità ancora più grande nei confronti di questa città. Ce l'abbiamo perché sicuramente abbiamo una posizione più politica, avremo quindi un confronto più politico anche all'interno delle istituzioni, anche se è cambiato da questo punto di vista il rapporto di forza. Abbiamo visto questo come dato anche a livello nazionale, come la sfida al governo parta dal buon governo dei territori, e non è un caso perché in questa tornata amministrativa il centrodestra arranca, fa un ottimo risultato sulle europee, vince le regioni e si conferma sulle regioni, ma nei comuni, vediamo i grandi comuni al voto, i ballottaggi, tutto, la buona amministrazione premia il centro-sinistra, in alcuni casi ribaltando dei risultati. Penso, per citare uno a noi molto vicino, penso al risultato di Rivoli, dove dopo 5 anni di amministrazione del centrodestra Rivoli sceglie di riaffidare il governo della città al centro-sinistra. Penso anche ad altre grandi città, ma è giusto rimanere sul, diciamo, piedi a terra e guardare al nostro orizzonte. Ed è interessante perché partiamo dai territori, quegli stessi territori che negli stessi giorni in cui vinciamo i ballottaggi vivono una fase totalmente nuova, vivono la fase dove il governo decide di spezzare con la legge sull'autonomia differenziata. Quindi da qui dovremmo sicuramente partire. Uno dei prossimi temi che affronterà il partito, ieri è stato depositato il quesito referendario, quindi a brevissimo si partirà, credo, con la raccolta firme. Stiamo attendendo ovviamente notizie di carattere organizzativo, di moduli per raccogliere le firme per la legge sull'autonomia differenziata. Questo sarà un tema che ci vedrà necessariamente confrontarci, l'abbiamo già fatto, lo dovremmo rifare e lo ripeteremo ancora, perché da lì partirà la sfida al governo. Abbiamo necessità di costruire nuovi percorsi di partecipazione, perché c'è una necessità fondamentale di continuare e soprattutto di rafforzare il radicamento sul territorio che ha questo partito.
e abbiamo bisogno di rafforzarlo, non come singoli, ma come collettivo. Dobbiamo, per certi versi, tornare all'orgoglio del partito che in alcuni casi abbiamo dovuto mettere in un angolo perché non eravamo nelle condizioni migliori. E qui vengo a un passaggio più personale. Allora, sono stati 2 anni e mezzo, perché io ho iniziato a metà febbraio del 2022 il mandato come segretario di circolo, intensi, anche perché si inizia col botto, dopo 2 settimane è scoppiata la guerra in Ucraina, ha cambiato il mondo, quindi è stato proprio un inizio interessante, si è continuato, abbiamo avuto le elezioni politiche, dove abbiamo avuto modo di rafforzarci, ma abbiamo già portato anche un bel risultato, subito dopo il congresso, e dopo il congresso abbiamo iniziato subito il percorso delle elezioni comunali. Sono stati 2 anni, dicevo, molto intensi nella guida di questo circolo, e l'obiettivo sin dall'inizio per me è stato arrivare a questa giornata, arrivare alle elezioni, arrivare al dopo, vedere come andava, chiaramente, e costruire il percorso migliore per confermare il lavoro fatto negli anni dell'amministrazione. Però questo momento nasceva, cioè dopo le elezioni sicuramente era importante, credo sia ancora oggi necessario, avere un momento di verifica, pur con un risultato così importante, perché i risultati, come dicevo prima, non arrivano mai da soli, i risultati sono figli di percorsi, e oggi bisogna iniziare un percorso nuovo. Iniziare una fase nuova richiede al partito la necessità di analizzarsi e di provare a mettere le basi giuste per costruire i passi successivi. E credo che in questo contesto sia giusto che il primo a mettersi in discussione sia quello che la persona che ha guidato in questi 2 anni e mezzo questo circolo. È per questo che oggi annuncio un passo di lato. Io oggi rimetto nelle mani del partito tutto il mio mandato, affido al direttivo che da statuto è quello che può decidere il percorso migliore, la scelta di un cambiamento, la scelta di un percorso nuovo con un nuovo segretario. È una scelta che, confesso, ho maturato nel tempo, e non è una scelta che è dettata da questi ultimi giorni, è una scelta che maturava da mesi. Un po' perché, come dicevo prima, era l'obiettivo, ho raggiunto l'obiettivo e credo che sia giusto verificarsi dopo questo obiettivo, un po' perché era giusto permettere al partito di fare un passo avanti. Io rimango qua, non è che scappo, le mie dimissioni non sono certo un gettare la penna sul tavolo e abbandonare tutto, rimango qui per accompagnare il percorso che porterà il direttivo a scegliere quella che sarà la strada migliore, che sia una scelta di un nuovo segretario che possa completare il percorso del mandato del direttivo che scade come da statuto nel febbraio del 2026, oppure un percorso diverso che metta in discussione anche il ruolo stesso del direttivo. Perché in questi 2 anni il partito è cambiato tanto ed è giusto che questo cambiamento incida anche sul percorso, sulla strada che è stata fatta sinora. Per quanto mi riguarda, non smetto di fare militante, di certo, non smetto
oggi di interessarmi a questo partito, non solo per il ruolo istituzionale che mi è stato affidato, che per me è qualcosa di molto importante, è un onore ancora poter rappresentare questa città. Però credo veramente che ci sia bisogno di provare a riflettere tutti insieme in un ragionamento che deve essere collettivo sul futuro di questo partito. Faccio questo passo avendolo condiviso con le persone con le quali ho fatto gran parte di questo cammino e a cui rinnovo la mia gratitudine, perché questo partito va avanti anche e soprattutto grazie alle colonne che lo sorreggono, non tanto perché c'è un segretario piuttosto che un altro. E lo faccio con grande serenità, perché era giusto così, è sempre stato giusto così e non poteva che essere altrimenti. Mi scuso per tutte le volte che non sono riuscito a fare abbastanza, o meglio, credo sempre che si possa fare meglio, e ci sono tante cose sul quale c'è da lavorare ancora tanto, quindi avrò anche più tempo per dedicarmi a lavorare meglio su queste cose, perché non sarà il ruolo a permettere a definire un percorso. E direi che ho detto abbastanza. Lascio a voi la parola e chi vuole prenotarsi ovviamente. Ok, perfetto. Grazie. Consentitemi anche a me di ricordare con affetto Anna Escuta quando ho iniziato a fare consigliere comunale a Settimo Torinese, e devo dire che è stata sempre un prezioso aiuto in tutte le attività di partito e di governo della città. Quindi ci tenevo a dirlo, non sono intervenuta prima perché intervenendo adesso l'avrei fatto. Allora, ringrazio anche il segretario per la relazione, e diceva riprendiamo da dove abbiamo lasciato un anno fa. Io ricordo benissimo che un anno fa sono intervenuta all'assemblea degli iscritti della domenica mattina e ho detto in maniera proprio anche un po' forzata che dovevamo vincere al primo turno, ma lo ricordo benissimo, che era il nostro obiettivo principale e che il PD doveva fare un risultato eccellente, perché il lavoro che il Partito Democratico svolge qui a Settimo Torinese, lo dico anche con cognizione di causa perché faccio il confronto col PD di Torino, quindi non è che è decisamente un partito in salute ed è un partito che fa la differenza. In altri territori non è così, perché in effetti c'è molta parcellizzazione nei territori e il fatto di non lavorare uniti verso un unico obiettivo si vede e si percepisce. Il risultato elettorale di Settimo, è stato detto nella relazione del segretario, è un risultato veramente fantastico. Il 38,31% è un risultato veramente eccezionale, e anche il risultato della coalizione, siamo a 75 oltre, cioè voglio dire, è la città dove la coalizione ha fatto il risultato più alto in assoluto, e questo un po' spaventa, perché
poi hai la responsabilità di questo risultato, perché quando hai una maggioranza così schiacciante devi, lo diceva anche il segretario, pensare a come governi poi i 5 anni di amministrazione comunale. E questo sia per la sindaca, sia per tutti i consiglieri, sia per gli assessori del PD assume rilevanza ulteriore, perché a differenza di 1 o 2 liste civiche, il resto della coalizione non è determinante, quindi la responsabilità è tutta in seno al Partito Democratico. Dico questo perché volevo riallacciarmi anche a un importante passaggio che ha fatto il segretario nella sua relazione, che è il ruolo del gruppo consigliare, perché nella scorsa legislatura, ringrazio anche la sindaca che ha fatto un lavoro enorme sia durante i 5 anni sia durante la campagna elettorale, guidando un processo faticoso, impegnativo, e si è visto, ma ha dato anche i suoi frutti. Però la focalizzazione è stata soprattutto sull'esecutivo, quindi io che faccio parte invece di un consiglio comunale come quello di Torino, che è un consiglio comunale molto politico e molto proiettato su temi anche nazionali, la differenza la si vede molto nell'impegno dei singoli consiglieri comunali. Quindi essere in 11, lo dico a tutti i consiglieri presenti, sarà una bella sfida, perché sarà un impegno molto più importante rispetto alle legislature precedenti, e quindi c'è bisogno proprio di un capovolgimento di paradigma, perché in genere le decisioni importanti li piglia l'esecutivo e il consiglio comunale dà gli indirizzi, ma questo gruppo consigliare ha tutte le potenzialità per fare la differenza, e quindi assumere quel ruolo attivo, di impegno attivo, e lavorare per dare risalto al consiglio comunale. È andato via Silverio Benedetto, ma lui era uno, è ancora lì, eccolo, non lo vedevo più perché l'avevo visto lì, Silverio Benedetto, da cui ho imparato moltissimo, era uno di coloro che negli anni mi ha sempre insegnato che il ruolo principale della politica sta dentro il Consiglio Comunale, e quindi bisogna essere molto partecipativi, essere impegnati seriamente, cioè non si va solo alle sedute del Consiglio Comunale, si lavora tutto il mese per preparare il Consiglio Comunale, quindi la responsabilità, ve lo ripeto, è enorme, perché come usa dire sempre la nostra sindaca, Settimo è città laboratorio, l'altra sera l'abbiamo visto col confronto col sindaco di Torino Stefano Lorusso, qui ci sono i germi per poter essere poi da esempio e da portatore di valore aggiunto anche nel PD torinese, nel PD metropolitano e nel PD regionale. Chiudo dicendo che effettivamente i risultati poi delle regionali non sono stati così positivi, perché abbiamo perso, così come a livello nazionale, perché è vero che abbiamo aumentato quei 2-3 punti percentuali, però se le diamo il valore assoluto, i voti, a Torino il PD perde 35.000 voti, pur raggiungendo il 29% in valore percentuale, però guardando la riduzione dell'affluenza e meno 35.000, cioè questo ci deve anche far pensare in prospettiva futura rispetto poi alle elezioni prossime. E a livello europeo, in Italia invece il PD prende 350.000 voti in più, ma li prende 150.000, li prende solo a Bari in più, perché c'era De Caro candidato, gli altri li piglia in Emilia perché c'era Bonaccini, e l'altro li piglia a Bergamo perché c'era Gori. Quindi sono risultati in valore assoluto legati a candidature eccellenti, perché ex sindaci, ex governatori, cioè il valore aggiunto l'hanno portato loro. Quindi secondo me anche lì bisogna ripartire in ogni caso da questo valore aggiunto, da questo 2-3%, perché anche la segretaria si è spesa, la segretaria nazionale si è spesa tantissimo, ha girato il lungo e largo, ha fatto 120 comizi, però è da lì che il PD deve ripartire. E chiudo dicendo che non deve perdere
e non deve, deve fare attenzione molto a tenere l'anima riformista, moderata e progressista che anche in questa elezione ha fatto la differenza. Elena Ruzza. Buongiorno a tutte e tutti, sono felice di essere qua questa mattina. Allora, per innanzitutto anch'io voglio ringraziare Anna e fare un saluto tramite il figlio, di cui ricordo anche la simpatia e di cui ricordo anche il fatto che puntava tantissimo alla partecipazione attiva delle donne e anche alla partecipazione politica. In secondo luogo voglio ringraziare il segretario perché ha costruito un ottimo percorso e i risultati parlano, perché comunque si misurano, si parte dai numeri e questo è un dato oggettivo, quindi ringraziamento personale. E ringraziamento anche al presidente del partito Silvano Risi e alla sindaca, che è stato il valore aggiunto e continua a essere il valore aggiunto di questa nostra città, donna di grandissime competenze, con una carica di empatia e umanità che porta davvero valore aggiunto a tutta la città. Ha ragione il segretario, ha ragione anche Caterina, abbiamo una grande responsabilità come partito. Siamo noi la forza politica più importante e più rappresentata nella coalizione. Io ringrazio i consiglieri e le consigliere per la fiducia che mi avete riservato dedicandomi questo ruolo così delicato e anche importante. Il Consiglio Comunale è il massimo organo istituzionale rappresentativo di tutta la collettività locale, in quanto è eletto direttamente dal corpo elettorale, e questo ci mette nella posizione di essere molto attenti dentro e fuori il palazzo comunale. La capacità che ognuno di noi ha dimostrato, veterani e nuovi, tutti i candidati e le candidate, i volontari, le persone che hanno sostenuto e hanno aiutato con consigli importanti, quelle che ci sono state sempre presenti. E, a proposito di presenti, qua ci sono credo quasi tutti i consiglieri eletti, e a cui prego di alzarsi perché avremo un importante ruolo. Lo dirò in ordine alfabetico: Katia Albanese, eccola qua. Rimanete pure in piedi. Antonia Augelli, l'ho visto, grazie di essere con noi. Niccolò Farinetto, eccolo. Liliana Joseph, finalmente sei dentro, molto contenta. Robby in piazza non c'è, ma c'è Alessandra Dia in rappresentanza. Antonino Pultrone, il nostro presidente del Consiglio Luca Rivoira, eccolo qui. Angela Schifino, Alessandra Scopel, benvenuto in consiglio, e Daniele Volpato, veterano, grazie. Questa è la nostra squadra, vedete, una squadra fatta di, devo dire, attitudini, competenze e desiderata diversi che dovremmo cercare di mettere insieme. Allo stesso modo io vorrei ringraziare le persone che si sono candidate ma che non sono entrate in consiglio comunale, che vorrei che fossero in stanza con noi nel gruppo consigliare. Vorrei continuare ad ascoltarvi, vorrei continuare a prendere delle decisioni insieme, quindi alzatevi anche voi perché siete assolutamente meritevoli. Beatrice D'Agostino, Gianni Sorrentino, Ilaria Torlai, che oggi non c'è, Angelo Palumbo, eccolo qui, Vincenzo Tripodi, Sergio Moriondo, Arcangela Pascutto, Liliana Pancescu, Alessandro Donà, Roberta Cadoni, che ha avuto un compito complicato in tutti questi 5 anni, e Lia Tucci. Allora, io mi auguro di poter, come capogruppo, ma forse è meglio dire come portavoce, perché non mi sento capo proprio di nessuno, alimentare le attitudini di tutti e di tutte, partendo dai nostri studi e dalle nostre priorità.
Dicevo, abbiamo iniziato a fare qualche riunione, mettere nella condizione di essere consiglieri e consigliere dentro e fuori il palazzo comunale, delle antenne di senso e di essere anche progettuali. Certo, eserciteremo i nostri compiti mediante la presentazione secondo i regolamenti di deliberazioni, interpellanze, interrogazioni, mozioni e ordini del giorno, ma dovremmo essere attenti nell'esserlo anche fuori, attraverso commissioni d'insieme che ci permetteranno l'apertura di un contesto e ci permetteranno di leggere meglio la complessità della nostra città, attraverso sopralluoghi e attraverso delle possibilità che dobbiamo creare e costruire tutti insieme per rendere il gruppo consigliare partecipativo e attivo non solo in consiglio comunale. Faremo degli incontri curati dal gruppo consigliare PD aperti al partito, costruiti insieme al partito e alla cittadinanza. Mi prendo carico di cercare di curare un collegamento puntuale e costante con il partito, ricordandoci che è grazie al partito che siamo qui, ma anche con un puntuale collegamento di senso e sulla contemporaneità dei fatti locali e anche nazionali. Mi immagino quindi degli incontri costanti e puntuali in cui poterci confrontare col partito, informare e alimentare pensiero e azioni da costruire insieme, alimentando anche il dibattito all'interno del circolo. Ed essendo consapevole che non serve un partito degli eletti, ma un partito che dà voce alla base, perché senza le basi non possiamo costruire nessun tipo di altezze. Vorrei lavorare insieme per un gruppo consigliare che si fidi della sua comunità, che sappia valorizzare e mettere a valore le competenze e i saperi di tutti, di militanti, amministratrici, amministratori e rappresentanti delle istituzioni. Mi piace parlare di un modello di leadership condivisa e plurale affinché valorizzi l'intelligenza collettiva del gruppo consigliare e ne esprima nella consapevolezza che chi trascura i dettagli trascura l'intero. Noi siamo figli e figli delle culture ibridate che hanno fatto la storia di questo partito e quindi riuscire a tenere insieme è fondamentale. Oggi c'è bisogno di lavorare su tutto e con tutti e tutti per contrastare un'opposizione del locale che è vero che numericamente non ci spaventa, ma a cui bisogna stare molto attenti, perché anche se con piccoli numeri, nella nostra città rappresenta due partiti nazionali, espressioni della peggiore destra degli ultimi anni. Quindi concludo dicendo che cercherò di svolgere il ruolo al meglio, sapendo di non essere sola, sapendo di avere persone a fianco consapevoli e competente, cercando di rappresentare tutte le linee del pensiero che siamo capaci di portare nell'insieme e cercando di fare sintesi. Resto a disposizione di tutti e tutti e avremo modo di pensare ai bisogni e ai desideri della città. Buon lavoro a tutte noi. Va bene. Adesso prego di venire. Tocca già a te. Io sto tenendo le prenotazioni, cerchiamo solo di non allungarci troppo. Prego. Io comincio con un esempio così mi faccio capire subito. Caro segretario, Spalletti con Napoli ha vinto lo scudetto. Via Spalletti ha perso Napoli e ha perso anche Spalletti. Allora, detto in sintesi, per quanto mi riguarda, fossi nel direttivo, io il fatto che tu metta a disposizione la carica di segretario la rigetterei immediatamente come dimissione. Perché un partito come questo ha bisogno innanzitutto di consolidare quello che ha maturato in questi anni. E tu hai fatto un lavoro straordinario, mica da solo, c'è stato un partito straordinario, un'amministrazione straordinaria, perché questo risultato viene da 5 anni di buona amministrazione della città, perché se no ce lo saremmo scordato. Non è che la campagna elettorale
cambia i destini del mondo. È il percorso che costruisce un risultato come quello che si è ottenuto, ed è stato un risultato straordinario, di cui tu sei stato protagonista, soprattutto nella mediazione. Anni fa, quando sono quasi 3 anni, no, che sei entrato bene, quando sei stato nominato segretario, devo dire che i tuoi primi approcci dal punto di vista quantomeno dialettico erano, come dire, in qualche modo zoppicanti. Adesso hai maturato un'esperienza tua, mediato su una compagine che ha raggiunto il 75%, risultato assolutamente straordinario, ma questa compagine va gestita nel periodo che viene. E bisogna semmai costruire una transizione, perché è legittimo che i segretari passino, questo succede dalla storia del partito, ma che passino in modo traumatico no, e soprattutto che consegnino questo partito a un'altra figura, una figura che riesca a come dire, partire subito con il piede giusto. Devo dire che da qualche anno il partito ha fatto una scelta scommettendo sui giovani. C'è stato di mezzo un Caterina Greco diversamente giovane, però voglio dire, c'è stato comunque che ha spirito giovane e lo ha dimostrato nelle cose. Però sui giovani, la scommessa sui giovani ha funzionato, e secondo me quello deve essere il must, deve essere la cosa su cui dobbiamo insistere, perché se non scommettiamo sui giovani non ci costruiamo il futuro a venire. Quindi quello che ti chiedo, da iscritto, posso farlo diversamente, e non di rassegnare le dimissioni, ma piuttosto di creare le condizioni, no, semmai, per una transizione che avvenga nei tempi e nei modi dovuti per far crescere altri all'interno del partito. Rafforzare la segreteria potrebbe essere uno strumento, rafforzare la segreteria con figure giovani, senza nulla togliere a quelli di una AGE come il sottoscritto, che comunque nel partito ci mettono l'anima. Guardate che là dietro l'età media supera i 60, quindi dico media. Media, fai il conto, fai la media con gli altri che sono là dietro. Dov'è Campolino? Lucifero, dov'è? Se non ci fosse Campolino da solo ti porta la media più in alto. Quindi allora è chiaro che ci sono giovani che si stanno facendo avanti e sono fondamentali, perché senza le costine, guardate che la festa come è andata, è straordinaria. Ma è una festa bella perché è bella la gente, cioè guardate che c'è bellezza in questa festa, ma siamo anche belli noi persone interessanti. Cioè, non so, io parlo per me, vengo mica qua per spirito di servizio, detto proprio francamente, vengo qua perché mi piace la gente con cui si fanno le cose, e sono ciascuno di noi, per le proprie singolarità, siamo veramente interessanti, no? E questo è un partito interessante perché mette insieme gente capace di dedicarsi, ma non per il portafoglio, detto proprio francamente, lo fa perché ci crede e lo fa bene, e quindi questo secondo me è un motivo di bellezza. Ciò detto, caro segretario, per quanto mi riguarda tu stai lì dove sei, generi semmai le condizioni per una transizione e sottoscrivo, giovani, 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 ma senza, con tutto il rispetto per noi che abbiamo una certa età, ma sono i giovani che devono entrare nel partito, assumersi delle responsabilità, crederci e portarlo avanti. Questo credo che sia la chiave per fare nuovamente un altro risultato come questo fra 5 anni, perché Elena magari si avvierà ad altre situazioni, ma a quel punto avremo necessità di, non ti dico che puoi riposare perché non esiste, no, riposare strada facendo, c'hai tempo per riposare, quindi non ti preoccupare, però bisogna creare le condizioni per un futuro che mantenga questa promessa. Grazie a tutti. Allora, buongiorno a tutte e a tutti. Allora, intanto è bello essere qua oggi all'assemblea che normalmente si tiene la domenica dopo la festa. Per me è la prima dopo il rientro a cui è stato fatto cenno prima, che ormai risale a quasi un anno fa, e proprio per questo sono contenta di poter dire che la festa è stato un successo, quindi parto da lì. Intanto complimenti agli organizzatori della festa, anche quest'anno è un successo enorme, non solo in termini di pubblico, ma soprattutto per quello che la festa significa per la città intera. Non è solo una festa di partito, ma è vista da tutta la città come un momento di convivialità, un momento di unione. E la cosa bella, lo sappiamo tutti, è proprio il fatto di riuscire ad unire dei momenti di divertimento a momenti di riflessione importante.
anche quest'anno ho assistito a dibattiti interessanti, ho apprezzato molto quello ad esempio sul lavoro femminile, sulla condizione del lavoro femminile, perché è un tema che mi interessa molto. E oggi ringrazio sia a mio nome che a nome della cellula Coscioni la possibilità di aver avuto qui domenica scorsa di poter parlare di temi un po' complessi. Mi rendo conto che la scorsa domenica aver parlato qui di 194, di legge 40, quindi di leggi un po' complesse, in mezzo al profumo delle costine, in mezzo a gente che era qui per divertirsi, non è stato facile né scontato, quindi per questo ringrazio il mio nome e a nome della cellula Coscioni, il segretario che ci ha dato questa possibilità e tutti quanti voi. Detto questo, ora non posso non parlare del voto. L'abbiamo detto tutti quanti, sono 4 settimane che ce lo ripetiamo, siamo stati bravissimi. Cioè il 75% della coalizione è una roba che rimarrà negli annali, nella storia di Settimo, ce lo ricorderemo per moltissimi anni ancora. E questo 75% ovviamente è frutto di tanti fattori positivi e tutti un po' diversi. Un pochino, dobbiamo dirlo tra di noi, è anche un po' merito delle colpe degli altri, nel senso che noi abbiamo una destra che, come è stato già prima detto, una destra molto politica, ma che ha commesso degli errori pazzeschi in campagna elettorale. Intanto si sono divisi, hanno fatto poi delle liste molto deboli e avevano un candidato sindaco che, per quanto sia un bravo ragazzo, non ha le capacità e non ha neanche le doti caratteriali per poter tenere testa ad una persona come Elena Piastra, che è invece dotata di una verve, di un talento non da pochi. E qui viene in ballo il secondo fattore, quello più importante, il fattore che ha portato a questo 75%, secondo me il fattore determinante è stato proprio il fattore Piastra. Guardate, io ve lo dico perché, come sapete, io vivo e lavoro a Settimo e tutti i giorni mi confronto con settimesi che sono distanti dal mondo della politica. Io parlo tutti i giorni con quei settimesi che non conoscono la differenza tra i simboli di partito, che non conoscono la differenza che c'è fra un consigliere e un assessore. Ebbene, tutti quei settimesi lì mi parlano sempre bene di Elena Piastra. Io in questi mesi di campagna elettorale non ho ricevuto una critica nei confronti di Elena. Io ero assolutamente ottimista sul fatto di riuscire a vincere al primo turno, non mi aspettavo il 75%, quello no, però sicuramente, e lei lo dicevo sempre, io mi rendo conto che Elena è un personaggio molto molto amato. Intanto noi lo sappiamo perché è dotata di grandi capacità amministrative, ma soprattutto il valore aggiunto sono quelle doti caratteriali che la rendono empatica, e ne faceva prima accenno Elena Ruzza. Lei riesce a parlare con le persone e questo è sicuramente un valore aggiunto enorme. Un altro fattore importante e determinante è stata questa coalizione, ampia, forse anche troppo ampia, un po' l'abbiamo pensato. In ogni caso oggi quello che conta è che si è vinto, e quindi adesso io confido nella capacità proprio della sindaca di riuscire a tenere insieme in maniera costruttiva questa coalizione così ampia. Non è necessariamente un male il fatto di avere persone diverse, se queste persone poi lavorano insieme tutte per lo stesso obiettivo. Ci va equilibrio, quello sì, e su questo io sono convinta che ci si può lavorare insieme. L'equilibrio però deve essere basato su risultati elettorali. L'abbiamo detto prima, il Partito Democratico è stata la lista che ha fatto in assoluto la percentuale maggiore, cioè su 16.000 voti, confermami i numeri Nicolò, la metà sono del Partito Democratico, quindi comunque il Partito Democratico è stata la lista in assoluto più votata, noi candidati siamo stati quelli che hanno avuto più preferenze, e quindi oggi questa coalizione deve essere guidata dal Partito Democratico. Il Partito Democratico deve diventare il perno, quindi da oggi in poi diciamo che le idee, le iniziative, il volto della coalizione devono essere quelli del Partito Democratico, ed è importante che diventi fondamentale, che diventi fulcro, e che le altre liste, non dico facciano da satellite, certamente bisogna far pesare questa superiorità numerica. C'è anche un altro aspetto, il vento sta cambiando anche a livello nazionale. Lo abbiamo visto non solo nei risultati delle amministrative delle altre città, ma lo abbiamo percepito sulla nostra pelle durante la campagna elettorale.
nel 19, o peggio ancora le politiche del 18, io sentivo gente che diceva: partito PD, siete tutti uguali, rubate tutti, poi c'era Bibiano e tante altre cose di cui ne avevamo accusati, e la gente ci odiava. Oggi no, io oggi non ho percepito quell'odio verso il Partito Democratico, il vento sta cambiando. Oggi a livello nazionale il PD è ritenuta in assoluto l'unica alternativa credibile e forte a questa destra. Che guardate, una destra, e non vi parlo di quella locale che alla fine non morde, ma di quella nazionale, è una destra pericolosa, è una destra che vuole far retrocedere il paese a livelli davvero pericolosi, si vuole retrocedere sui diritti, ma guardate, di ieri ci sono le proposte per togliere l'obbligo dei vaccini, cioè la Lega ha proposto di togliere l'obbligo dei vaccini, ci sono delle posizioni antiscientifiche pericolose. E oggi a livello nazionale il Partito Democratico è l'unico in grado di poter contrastare questa destra così becera, così brutta. Non mi vengono, cioè, mi vengono in mente altre parole che però potrebbero essere anacronistiche o comunque superate. Quindi dobbiamo farci forza di questo 75% a livello della coalizione, di questa percentuale così alta a livello sentimenti, oltre il 38%, e unire il vento positivo che sta cambiando e crescere, a partire da qui, crescere a macchio d'olio in tutta la città. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti e a tutti. Mario, non te ne andare perché volevo raccontarti il mio aneddoto su Anna, cioè la prima volta che ho conosciuto sua mamma. Era i primi anni del 2000, è un bellissimo aneddoto, questo mi ha fatto subito inquadrare che era Anna Esposito. Io da neoassunto dell'SM Informatica partecipai a un incontro, sua mamma era già una posizione organizzativa, se non sbaglio, in quel periodo del settore ambiente e territorio. E in questa riunione, alla terza quarta cosa non percepita dal dirigente di turno, in una frazione di secondo lei scagliò un posacenere addosso al malcapitato dirigente della SM. Questo per dire che Anna era una persona sicuramente forte anche nei modi, però io posso dire una persona che era in grado di farti abbassare lo sguardo quando voleva, ma anche di farti riempire gli occhi di lacrime. Quindi volevo raccontare questo di Anna perché io con Anna ci ho lavorato tantissimo e quindi me la ricordo molto in tante cose. Detto questo, io parto su un'analisi mia un po' personale, anche su un riferimento, diciamo, internazionale, perché noi vediamo, ovviamente l'analisi del voto l'abbiamo fatta, Settimo è andato tutto alla perfezione e tutto funziona come deve andare, e adesso poi ci torno su questo, però noi stiamo vivendo una fase di transizione molto importante anche a livello internazionale. Oggi ci sarà il voto in Francia che potrà in qualche modo cambiare anche un po' le sorti delle decisioni europee. C'è un'elezione in America che potrebbe realmente di nuovo cambiare le condizioni dello scacchiere internazionale e degli equilibri internazionali. Quindi partiamo dalla considerazione che Settimo vive all'interno di uno scacchiere molto più ampio e di riffo di raffa tutto quello che succede intorno a noi può tornare anche nella piccola comunità locale di Settimo Torinese. Quindi un'attenzione molto importante, così un'attenzione molto importante alle guerre che continuano a esserci nel mondo, soprattutto ovviamente adesso concentrati sui due conflitti più importanti, anche se ce ne sono molti di più, che sono quello Russia-Ucraina. Abbiamo visto anche il comportamento del presidente di turno Orban, cioè bisogna stare molto attenti su queste cose perché queste cose poi ovviamente vanno a influire anche sulla vita dei cittadini settimesi, per quanto ovviamente ci siano molti punti della catena prima di arrivare a noi. E così come la guerra in Palestina, quindi attenzione, perché su questa roba qua, inserita anche in un contesto diciamo di bipolarismo dell'informazione, dove certi giorni si parla solo di guerra e certi giorni si parla solo di calcio, è complicato in qualche modo, come dire, avere anche un'idea chiara di quello che ci sta succedendo intorno. Detto questo, io ringrazio. Sappiamo che io l'ho fatto per un po' di tempo il segretario e c'è questa regola non scritta, no? Per cui se le cose vanno bene
bisogna dire bravo segretario, se le cose vanno male bisogna sempre chiederle la testa. E questo vale a livello locale così come a livello nazionale. Quindi io credo che sia realmente doveroso ringraziare Niccolò Farinetto, al netto delle sue decisioni che verranno in qualche modo poi portate avanti, discusse all'interno del direttivo. Perché se il risultato c'è stato, e c'è stato, beh, a questo punto dobbiamo considerare il fatto che ci sia stato un grande lavoro fatto dal segretario per arrivare a questo punto, altrimenti non avrebbe senso. Se fosse stata una debacle probabilmente saremmo qui a inveire contro il segretario. Allora, chi fa segretario deve sapere che questa regola non scritta c'è, però quando le condizioni non sono avverse bisogna dire grazie Niccolò Farinetto per tutto il lavoro che hai fatto. Nell'importante, c'è stato un bellissimo incontro che credo abbia organizzato Caterina Greco l'altro giorno, La storia siamo noi. Veniva fuori, riassumo brevemente, questa analisi politica tale per cui con la caduta del muro di Berlino sono mancate le funzioni storiche e politiche dei grandi partiti di massa che italiani, ovviamente il Partito Comunista e la Democrazia Cristiana. Hanno vissuto poi un periodo abbastanza lungo di crisi di identità politica che, come dicevano gli intervenuti nell'incontro, con un po' di ritardo sono poi confluiti all'interno di quello che poi sarebbe diventato il Partito Democratico. Quindi due culture politiche distanti, diverse in qualche modo, sono rientrate all'interno dello stesso partito per dare una risposta a questa crisi politica e culturale che c'era. Io credo che da lì si sia provato con l'esperienza dell'Ulivo fino ad andare avanti anche una risposta a quello che noi abbiamo sempre chiamato il berlusconismo. Berlusconismo che in qualche modo è stato, come dire, quel punto di forza nella contrapposizione politica per cui il Partito Democratico faceva fronte a uno schieramento che era di centrodestra. Con la caduta di Berlusconi e con tutto quello che sappiamo è avvenuto dopo, c'è stata nuovamente, come dire, una crisi anche politica sull'elaborazione politica del Partito Democratico. Oggi siamo di nuovo in una fase diversa, una fase in cui il Partito Democratico sta rielaborando la sua funzione politica e lo vediamo dai risultati che piano piano stanno venendo fuori. Ci stiamo prendendo conto, secondo me, un po' in ritardo, ma è normale che sia stato così, nel senso che non è stata considerata, io dall'area di Bersani, quella mucca del corridoio che noi non abbiamo mai visto e che oggi è presente, sta governando il paese. E oggi nuovamente il Partito Democratico può svolgere questa funzione, questa contrapposizione politica di proposta culturale, politica e di valori che in qualche modo noi dobbiamo cavalcare anche qua a Settimo, ovviamente. E come fare? Ovviamente noi partiamo da un risultato importantissimo, un risultato eccezionale che può diventare anche un peso, questo dobbiamo dirlo, perché alle prossime elezioni, se il risultato non fosse minimamente identico a questo, potrebbe essere un problema. Quando si cade dall'alto ci si fa sempre male, ma noi oggi siamo in alto, dobbiamo gestire bene, l'hanno detto in tanti che sono intervenuti, questa parte. E questa parte serve gestirla valorizzando assolutamente, come dire, tutte le forze in campo, associative e non, che hanno collaborato per questo risultato. Bisogna costruire con i giorni, con i mesi, con il tempo, un partito che anche a Settimo, anche localmente in qualche modo sappia veramente coinvolgere tutto e tutti, tutte e tutti che in qualche modo abbiano qualcosa da condividere con i valori del Partito Democratico, per mantenere sempre alto questo posizionamento che noi abbiamo nella città, ma non considerarlo come un punto di arrivo ma come un punto di partenza. Cioè questo deve essere il punto di partenza per continuare in modo egregio il lavoro che è stato fatto fino ad oggi. È stato fatto dal Partito Democratico di Settimo, dal segretario e da tutte le persone che durante la campagna elettorale si sono spese per andare a raccontare quello che è
è il Partito Democratico. Ha ragione Angela Schifino quando dice un po' di tempo fa la gente, addirittura qualche candidato si vergognava un po' di dire: ah sì, sono del Partito Democratico, però, cioè, però non è, sono lì perché sono amico. No, oggi orgogliosamente bisogna andare a raccontare questa storia, perché questa storia è una storia che parte dal locale, ma è una storia che può raccontare anche che oggi la contrapposizione politica a questa destra italiana veramente tremenda è un motivo di orgoglio per andare a contrastare tutto ciò che sta succedendo. Chiudo con un ringraziamento ovviamente alla sindaca di Settimo, ma io faccio una lettura al contrario, cioè la sindaca di Settimo ha saputo interpretare la forza di questa città e ne ha tirato fuori tutto quello che di bello poteva essere, che è anche nell'esempio di Massimo Bergamini. Le belle persone che frequentano la festa sono le belle persone che in qualche modo sono egregiamente rappresentate dalla sindaca di Settimo. Questa forza, la forza che oggi ha la sindaca, il suo partito e la coalizione a Settimo, devono essere mantenute, perché tra 5 anni, è vero che sembra un po' prematuro parlarne oggi, ma tra 5 anni saranno nuovamente messe in discussione e a seguito di decisioni non nostre ma di normative legate al rinnovo dei sindaci non potrà più esserci una piazza a rappresentare questa bellezza e questa forza. Quindi in questi 5 anni ovviamente ci sarà tutta l'amministrazione che lavorerà per migliorare sempre di più la città, ma servirà un partito in grado di convogliare tutta quella forza interna che in questo momento è rappresentata da Elena Piastra in una nuova proposta politica che sappia dare continuità a questo percorso bellissimo. Grazie. Allora, Angelo Palumbo. Non lo faccio apposta. Pure Angelo. Allora, non lo faccio perché c'è Angelo. Sarebbe troppo. Faccio la solita raccomandazione. Iniziamo. Dato che è mezzogiorno, è quasi mezzogiorno e 10. Continuiamo i interventi. Grazie. Grazie Nicolò. Non c'era bisogno della raccomandazione. Perché non mi sono preparato l'intervento, ho sentito cose che condivido. Interventi intelligenti, interessanti, che aiutano la riflessione. Ci tenevo a dire 2 cose. Allora, uno, ovviamente siamo qui a coronamento di un risultato molto importante che ha visto una larga vittoria del centro-sinistra e un grande successo personale di Elena Piastra. È stato già detto prima, questo è anche sicuramente un risultato, un successo ascrivibile al segretario, e quindi, come altri hanno già fatto prima, mi associo ai ringraziamenti a Nicolò. Nicolò, come tutti noi, non è esente da colpe, da responsabilità, è stato criticato, io ho fatto parte con lui della segreteria, ci sono molte cose che possono essere e devono essere migliorate nella gestione della segreteria e dell'attività politica del partito, ma ciò non toglie che va dato a Cesare quel che è di Cesare, quindi i meriti che a Nicolò spettano vanno riconosciuti a Nicolò. Su questo credo lui ha preso, si ventilava già, si sapeva, si sentiva circolare questa informazione, questa novità delle sue possibili dimissioni. Credo che l'intervento di Massimo Bergamini sia utile come punto di riferimento per riflettere, nel senso che tutto è legittimo ed è ovviamente diritto di Nicolò fare delle scelte individuali. Io mi auguro che a valle di un risultato così importante per il partito, per il PD, evitiamo di intraprendere percorsi traumatici che possono anche diciamo dare risultati non preventivabili e magari non del tutto positivi. Quindi apriamo una parentesi profonda di riflessione interna al partito. Dal punto di vista politico-amministrativo le cose funzionano bene, abbiamo vinto, c'è un gruppo largo, tra l'altro ne approfitto per ringraziare e per fare i miei complimenti ad Elena Luzza, anch'io condivido la scelta che ha fatto il gruppo di individuarla come capogruppo, ne ha dato testé una
dimostrazione delle sue capacità, perché hai fatto un bel intervento. Per parte mia, superata credo la comprensibile amarezza dell'esclusione dal Consiglio, do la mia disponibilità piena a partecipare, a collaborare, a mettere a disposizione la mia, diciamo, esperienza, la mia competenza, la mia voglia di dare un contributo. Quindi puoi contare su di me, Elena, da questo punto di vista. Però io farei una netta distinzione tra quella che è l'attività amministrativa legata appunto alla gestione del Consiglio rispetto ai temi più politici che sono direttamente propri del partito. Allora, su questo forse dobbiamo fare davvero una riflessione, anche perché per quanto riguarda le questioni di Settimo, Elena ha già creato un super partito, tra virgolette, allargato, che io definisco il partito piastrino, passatemi il termine. E c'è una grossa osmosi, una grossa collaborazione, una grossa sinergia, una grossa abitudine anche a lavorare insieme tra persone che appartengono a liste diverse, e tra l'altro ne abbiamo visto i risultati positivi anche in questa festa, perché molti non iscritti al partito ma che fanno parte delle altre liste vengono, partecipano, danno una mano e si fanno il mazzo come gli altri iscritti qua alla festa, e questo è un dato sicuramente positivo. Dall'altro lato però c'è sempre, diciamo, il rovescio della medaglia, questo può mettere in causa, a rischio, l'attività del partito e il ruolo del partito. Allora su questo noi dobbiamo fissare un punto molto preciso nella nostra riflessione e nella nostra attività politica, rilanciando l'attività del partito, aprendola a nuove iscrizioni, a nuove adesioni e soprattutto, come auspicava Massimo, ai giovani, perché comunque l'età media, ricordiamocelo, è sempre alta. Ho finito, volevo solo fare un passaggio su, per ricordare anch'io, lo devo fare dall'inizio, ma per ricordare anch'io Anna, solo per dire questo. Tutti belli ricordi, ci tengo a ricordare una cosa: io ho conosciuto Anna nel 1981 e mi è stata ricordata la sua passione politica, la sua disponibilità al lavoro, eccetera. Nessuno ha citato la sua profonda dedizione al sindacato. Io l'ho conosciuta nella CGIL, abbiamo litigato tantissime volte, io facevo in quel periodo l'operatore sindacale per le varie cose, con lei erano scazzi immensi, ma lei approfondeva una passione nell'attività sindacale straordinaria ed era un punto di riferimento per tutte le colleghe e tutti i colleghi del Comune di Settimo e anche per la zona. Tutti i congressi, io mi ricordo, davvero una persona di cui dovevi in ogni caso parlare e tenerne conto. Quindi ci tenevo a fare questo piccolo inciso e la chiudo lì. Quindi, per chiudere davvero l'intervento e mettere i piedi nel piatto, Niccolò ci ha posto una questione seria e profonda che non possiamo ignorare, non possiamo dire no, guarda, affrontiamola per quella che è, discutiamone fino in fondo. Io penso però solo che non dobbiamo, faccio un avvertimento a noi stessi naviganti, non possiamo permetterci il lusso di farci del male da soli, innescando una discussione per l'eventuale successione a Niccolò che possa fare morti e feriti, che possa creare solo problemi. Abbiamo il vento in poppa, cerchiamo di usarlo per fare una lunga e positiva navigazione. Grazie. Grazie. Allora, vediamo la presentazione degli interventi. Io li leggo in ordine: Adinolfo, Tiziano, Gaiola, Volpato, Rivoira e Piastra. Quindi, Salvatore. Sì, cerchiamo di contenerti gli interventi nei 5-6 minuti e così riusciamo a parlare. Prego. Vai. Funziona. Buongiorno a tutti e a tutte. Qualche cosa la dico pure io mi esprimo alla mia maniera. Ricordatevi bene che io non ho studiato, ho la seconda elementare e io sono sparsi qui e là, magari prendo un punto, dico quello che devo dire e poi passo all'altra.
riguardanti il partito. Io al partito ci credo, se no non ero qua. Io lo seguo il PD perché c'è Elena Piastra. Ricordatevi bene una cosa, io ho conosciuto Elena Piastra forse quando c'era Coggia. Abbiamo fatto la prima foto con Elena, non lo conosceva ancora, al Berlinguer, perché me l'hanno indicata, quella è una consigliera comunale. Ho pensato io, ammappate, oh, ma questa sarà la sindaca di Settimo Torinese. E c'è riuscita. Con tutto quello, da quando lei ha vinto nel 2019, correggetemi se sbaglio, io ho fatto la prima tessera del PD, ma è stata lei che mi ha tirato a fare la tessera, perché io ci credo in lei, credo al partito. Io ho fatto la tessera del partito sempre chiedendo alla persona che è qui presente, ma io posso mettere la foto? Guardate, c'è la mia foto piccolina perché credo al PD. Questo è del 2019, non posso metterla tutti gli anni perché quel mio amico mi ha fatto un favore, questa volta te la faccio. È vero Elena? Grazie. E io credo al partito. Un'altra cosa, io mi ricordo che eravamo alla suoneria. Facciamo un passo indietro, di politica diciamo solo due cose. Qualcuno aveva detto, quando c'era la presentazione dei quattro sindaci, c'era il confronto fra una e l'altra, non mi ricordo chi era, ci ha detto, ma vuoi Manolo, vuoi rispondere ancora? Ma no, non c'è bisogno, tanto noi vinciamo alla prima ondata. No, ma lui aveva ragione, solo che ha sbagliato partito. Vabbè, parte le battute, dai. Poi, seguendo il PD, la festa dell'unità, come tutti gli anni, io vengo sempre, ma quest'anno ho battuto il record. Tutte le sere, dalle 6, mezzanotte, l'una, io sono qua, anche gli altri, anche gli altri. È stata una collaborazione di noi tutti che partecipiamo alla festa dell'unità, aiutare, a dare una mano. E io penso pure a quelle che sono dietro, lì alle fratelle, io chiamo fratelle, che qua, anche loro diventavano costumi, anche loro con il calore che c'era là, tanto di cappello perché sono stati bravi. Boh, il resto non so cosa dire. Forza Elena, e continua sempre così perché sei grande. Grazie. Grazie. Tiziana Tiziano. Sarò brevissima, diciamo, anche se sono di una generazione che di solito brevissimo non riesce a essere. Allora, un ricordo di Anna. Io ricordo Anna per la sua dolcezza. Anna era una persona dolcissima, era una persona con un'ironia che arrivava dalla sua terra, e io me la ricordo come una persona che era sempre attenta quando ti incontrava, ti chiedeva come stai, ma al contrario della domanda pro forma, poi stava ad ascoltare. Quindi per me Anna è stata una donna dolce, che ricordo con tantissimo piacere, poi mille aneddoti divertentissimi, ma ce li racconteremo un'altra volta. Una considerazione rispetto a come è andata, l'abbiamo detto tutti, è andata bene. Io ho la fortuna, siccome sono anziana, di avere festeggiato tante vittorie di sindaci che ho appoggiato, non proprio tutti, ma ho festeggiato, però oggi festeggio con un altro spirito, festeggio con lo spirito in cui diciamo queste elezioni rappresentano molto in un contesto buio, e quindi
insomma, essere progressisti, essere di sinistra per un certo periodo era normale, era così, non poteva che essere così, no? Si guardava in una prospettiva, pensate a cosa ha rappresentato per la nostra generazione e anche quelle dopo, l'Europa, no? Si guardava come se quello fosse normale. Adesso non è più normale e quindi festeggio ancora di più. Un'altra cosa che mi sembra importante, una persona a me molto cara diceva il successo a volte è un problema e quindi anche questo è importante che tutti quanti ci supportiamo su questo. Non smettiamo di elaborare pensiero e colgo veramente con grande soddisfazione la proposta che Elena ha fatto di questa osmosi tra il partito, il gruppo consigliare, perché è fondamentale continuare a produrre pensiero e confronto. Adesso arriva una invece considerazione più personale rispetto alle cose che ha detto Nicolò. Se qua ci fosse un qualsiasi segretario di circolo di un qualsiasi paese qua vicino che senti Nicolò che dice faccio un passo di lato e abbiamo una sindaca con il 75% e un partito con un risultato pazzesco, forse non capirebbe tanto e ci avrebbe magari un po' di mille, porca miseria, voglio dire, cosa fai qua? Allora, poi Nicolò è libero giustamente di fare quello che lo fa stare meglio, perché poi noi qua parliamo di politica, di massimi sistemi, però le persone devono anche stare bene nei ruoli che assumono e quindi lui deve fare la cosa che lo fa stare meglio. Però io mi chiederei anche, ma perché? Cioè, io chiedo a Nicolò di pensarci veramente, come ha già detto l'intervento certo di Massimo, mi trovo assolutamente d'accordo. E mi riferisco al fatto che comunque, come diceva anche Angelo, Nicolò ha fatto un percorso di crescita importante. Ha fatto un percorso di crescita sui risultati, ma anche quando lo ascoltiamo, quando lui è uno che studia, che approfondisce il pensiero, ma Crivio, ma perché buttare via una risorsa così? Ecco, è questo che un po' mi viene. L'altra cosa la dico in generale, il ruolo del segretario si passa nel tritacarne da sempre, oggi ricorderemo Massimo. Ecco, penso che se Massimo dovesse dirvi qual è stato il periodo del suo impegno di militanza più difficile, per usare il eufemismo, mi direbbe quando ho fatto il segretario di questo partito. Ecco, quindi io credo anche che sia importante nel nostro percorso di cambiamento, di riflessione, un po' capire che, e lo dico soprattutto alla mia generazione, che se vogliamo far crescere i giovani non è che possiamo sempre solo ammazzarli rispetto alle critiche. Ecco, quindi c'è bisogno di un percorso critico sicuramente, ma c'è bisogno di un percorso, cioè i giovani non si devono educare alla politica, i giovani si devono accompagnare, perché altrimenti veramente poi noi siamo ingombranti, è una generazione ingombrante la nostra, quindi veramente Nicolò, pensaci. Grazie. Chiara Gaiola. Poi Daniele Volpato. Grazie Nicolò, intanto ho pochi minuti, quindi è proprio tanto difficile selezionare gli argomenti. Quando ricordiamo le persone, almeno quando lo faccio io, cerco di farlo senza retorica, perché ricordare le persone al di là di quello che quelle persone hanno rappresentato per la propria famiglia, per i propri affetti, quello rimane nell'intimo, no? Delle persone. Poi c'è il ricordo politico e della storia di queste persone. E questa storia noi dobbiamo ricordarci sempre di tramandarla. Anna per me è stata una delle prime persone che ho incontrato all'interno del Partito Democratico ed è stata una delle prime alle quali ho chiesto se secondo lei sarei stata un segretario all'altezza
perché poi quando mi è stato proposto di fare il segretario ho fatto il giro delle quattro chiese ed Anna è stata una di quelle chiese. E non solo è stata una di quelle chiese, ma è stata una di quelle che mi ha dato il coraggio di andare avanti, credeva molto nelle donne, nella battaglia politica e nei valori. Ed è stata quella anche che mi ha sostenuto negli anni. Oggi mi ha lasciato un amico, perché Mario per me è un amico, poi condividiamo questa cosa strana della palestra, però insomma, e rivedo in lui tante cose di Anna. Oggi ricorderemo Massimo, l'anno scorso e negli anni passati abbiamo ricordato Valerio. Noi dobbiamo ricordare queste persone per quello che hanno lasciato al partito. E non solo. Richiamerei proprio l'attenzione rispetto agli eletti e chi oggi ricopre dei ruoli. Perché noi abbiamo il dovere di dare il doppio rispetto ad Adinolfo, che è qui dalle 6:30 fino a 1 di notte, rispetto a chi oggi sta continuando a cucinare per il nostro pranzo, rispetto a tutti. Noi dobbiamo dare di più, perché se siamo stati eletti, e non è retorica questa, è grazie a chi non vediamo mai. Io ogni tanto parlo con Liliana, che mi dice dopo 4, 5, 6 ore, com'è andata stasera? Perché abbiamo lavorato tanto, ci sono persone che non vedono mai fuori, non vedono la luce fuori dalle cucine. E io credo fermamente nello spirito di servizio e nella militanza di questo partito, perché quando Adinolfo tira fuori la tessera e dice io te l'ho firmata io penso con la tessera lì, e dice ma io ci voglio mettere la mia foto, perché lui a suo modo ci mette la sua faccia. Quindi noi abbiamo il dovere di esserci, per me che ho preso un po' di voti e per tutti quelli che in qualche modo ce l'hanno fatta. Io non penso che Settimo sia un laboratorio, e lo dico in modo chiaro, perché io penso che invece Settimo abbia avuto la capacità di proseguire la parte bella di una tradizione, perché noi non vinciamo per caso, esattamente un po' come la Coca-Cola, no? C'è la ricetta delle postine che ci teniamo lì, noi la ricetta in mano ce l'abbiamo e potremmo anche davvero raccontarla fuori. Noi abbiamo un partito sano, un partito che si incontra, che fa le riunioni, che litiga, legittimamente litiga, che fa una festa, perché guardate che attorno a noi le feste sono sempre di meno, quindi mettere in piedi la festa ed esserci per una, due, tre settimane è quello che ci consente di vincere. Per quello che io dico che noi dobbiamo dare il doppio, perché ci finanziamo in modo pulito, perché teniamo aperta una sede, perché durante l'anno sappiamo esserci. Tra tutti i ringraziamenti, poi io so che lei lo detesta perché sembra un atto di lecchinaggio, a me non va proprio, io ho imparato alcune cose da Elena, ho imparato per quello che riesco a fare, per quello che oggi riesco a dare, un metodo di amministrare. Ecco, su questo noi siamo laboratorio, perché all'inizio, nel 2018-19, quando qua c'era la guerra civile, ci siamo detti dobbiamo ascoltare, perché c'è qualcosa, c'è un canto in città che non ci premia. E guardate che ascoltare, senza pensare a quello che si vuole dire, no? Per ribattere, è proprio molto difficile, cioè l'ascolto è proprio un'attività difficile. Per esempio io sono una che non ascolta e mi sono educata all'ascolto, sono dovuta crescere, cioè è il cazziatone classico che mi fa la sindaca, tu non ascolti. Però è un po' che non me lo dice, vuol dire che forse questo l'ho imparato. Nel 2019 ci siamo misurati con un'altra sfida. Non bastava più ascoltare, ma era il momento di fare, perché tutto quello che ci avevano detto i cittadini in qualche modo andava riportato in città. E l'abbiamo fatto, perché poi ci siamo stati premiati tutti. Allora, l'ascolto e l'essere operativi, lo stare in città, il fare le feste, l'esserci per i cittadini e il costruire comunità è quello che ci ha portato al 75%, ed è quello che noi dobbiamo continuare a fare e a raccontare fuori. Una cosa ho patito un po' in questi 5 anni di mandato, l'essere impotenti rispetto ad alcuni temi che non sono di competenza comunale. Penso a tutti i cittadini che tutti i giorni abbiamo incontrato, che ci dicevano devo fare una visita, è urgente, non ho i soldi, me la fanno fare tra un anno, ma io tra un anno sono morto. Allora, questo senso di impotenza, per esempio sui trasporti, per esempio sulla sanità, proprio anche qui nella ASL che abbiamo qui, quella roba lì è stata frustrante da morire. Ecco, io penso che se siamo laboratorio, se siamo capaci di raccontare, non spiegare, raccontare quello che siamo stati in grado di fare qui, e lo sappiamo raccontare anche
fuori, noi potremo vincere quel senso di frustrazione. Lo dico perché non sono, e con questo quasi concludo, totalmente convinta del Partito Democratico a livello nazionale, non sono totalmente convinta che la strada intrapresa sia quella giusta. Stiamo reggendo, e reggiamo perché c'è questa ossatura qui, e questa ossatura la ritroviamo in molti altri posti. Adesso il Piemonte va male male, però basta andare un po' altrove, basta andare in Emilia Romagna, lì fanno feste dell'unità per 3 mesi e sanno creare comunità. Ecco, io credo che anche a livello nazionale occorra prendere una strada che non è necessariamente diversa, ma una strada che ci porti un po' più in là, un po' più in là di quello che stiamo facendo. E concludo sul tema dei giovani. I giovani non è che si avvicinino al Partito Democratico in modo spontaneo, lo fanno in modo spintaneo. Oggi Lorenzo, che non vedo, alza la mano se ci sei, non lo vedo più, eccolo lì. Lorenzo fa 18 anni tra 10 giorni, quindi per poco non festeggeremo qua il suo 18°. Ha fatto la sua prima tessera al Partito Democratico, ha lavorato per queste settimane, si è avvicinato anche un po' grazie all'amministrazione, un po' grazie alla collaborazione tra la banda, la protezione civile. Lorenzo ha una famiglia che lo spinge, ma i giovani non sono tutti così. I giovani parlano di altro, parlano di temi ambientali, parlano di precarietà, parlano della difficoltà di inserirsi nel mondo del lavoro e di crearsi un'autonomia per la vita. Ed è per questo che non ci votano, perché nessuno parla di giovani, perché questo Stato non investe sui giovani. Noi siamo l'Italia è il paese che investe meno, il governo attuale ha tagliato le risorse sul servizio civile, che per chi l'ha fatto è un'esperienza bellissima, perché rispetto a tutti gli altri paesi investiamo meno PIL ovviamente sulla fascia dei giovani, e perché di fatto non ci siamo, a parte politiche trasversali che vanno insomma a prendere non necessariamente la fascia giovanile, questo è un paese che non c'è. Allora, se vogliamo parlare giovani, un po' come diceva Tiziana, dobbiamo anche parlare il loro linguaggio e, quando ci sono, accompagnarli. Concludo dicendo a Nicolò, io ringrazio Nicolò per il percorso che ha fatto in questi anni. Fare il segretario quando tra l'altro si è anche candidati è una bestialità, nel senso, non ci fosse più lui, a me piacerebbe avere un segretario non candidato, ma questo penso di pensarlo solo io, perché si vive malissimo. Dicevamo prima con Umberto, se le cose vanno bene grazie a tutti, ma se vanno male colpa del segretario. Questa è sempre stata così. Io su questo proporrei un po' un'inversione di rotta. Perché fare il segretario deve essere necessariamente la peggiore esperienza possibile? È quella nella quale cresci di più. Io l'ho fatto per 2 volte e sono cresciuta tantissimo, però per me è stata anche la peggiore, la più faticosa e quella umanamente meno costruttiva. Forse dovremmo invece imparare tutti che è vero che c'è un segretario, ma poi c'è una squadra che ognuno di noi può dare il proprio peso. Quindi rendiamo, visto che è una cultura antica, l'esperienza del segretario un'esperienza migliore. Grazie a tutti. Ma diciamo che non è semplicissimo oggi, questo secondo momento complicato della giornata. Quindi comincio facendo una riflessione che parte dal livello nazionale. Io, con non tantissimi altri, un anno fa, forse un po' di più, decidemmo di sostenere una segretaria a livello nazionale per Heidi Schlein, e per molto tempo mi sono sentito dire che la segretaria nazionale Heidi Schlein avrebbe distrutto il partito. Poi arrivano le elezioni, arriva una campagna elettorale dove l'aria non era buona, no? Il sentore, perché noi siamo bravissimi a fare i sondaggi, poi ci sbagliamo sulle urne, sai, queste cose strane. Ed è stata sostanzialmente lasciata da sola dai vertici nazionali a fare una campagna elettorale pazzesca, dove è stata ovunque. Bene, male, decidetelo voi, è stata ovunque. Il PD poteva fare di più? Sicuramente. Ma sicuramente fatto meglio di tante altre volte.
quindi probabilmente non ha sfasciato il partito, non l'ha distrutta, ma un minimo di radicalità in questo momento dove, come diceva qualcuno, le destre sono destre vere, sono destre becere, che si mascherano, ma sono quella roba lì, forse qualcosa, no? È servito per premiare. Poi bisogna limare, bisogna qui trovare gli equilibri, assolutamente sì. E io dico che questo è un periodo a livello nazionale che fare l'opposizione ci aiuta anche almeno a guardarci un po' dentro e a provare a darci un percorso che sia tale di coerenza, di identità, di pulizia di dinamiche antiche che si perpetrano diventando sempre peggio. Perché poi il tema è questo, no? Adesso mi sono trovato a parlare, prima non so se c'era, riflettevamo sul tema ad esempio delle correnti. Il tema delle correnti, se le correnti sono delle correnti sane, di pensiero, ha un senso. Ma se le correnti si occupano solo ed esclusivamente del salvataggio del villaggio di Asterix, all'interno del villaggio di Asterix, scegliamo se è meglio Obelix o Asterix stesso, diventa un problema. Perché perdiamo di vista quello che è il resto, cioè no, la complessità di quella che è l'evoluzione attuale della società. Guardate, io per un po' di anni ho avuto la fortuna di amministrare due assessorati, uno bello, diciamo, e uno più complesso che era quello sul tema del lavoro, dove toccavi con mano, no? Quello che stava succedendo alle persone, la disgregazione del welfare, la disgregazione della capacità di aiutare a qualunque livello le persone che stavano peggio, e questa forbice che è stata spalancata dal Covid, grazie al Covid, grazie alle guerre, grazie alle situazioni generali, dove poi alla fine si chiede prima di pagare attraverso ad esempio il tema dei tassi di interesse, bla bla bla, non la faccio troppo lunga, a chi ha un contratto un mutuo perché non si può permettere i soldi, di curare quella stessa inflazione che è creata da quegli stessi soggetti che poi vanno a cercare, no? Attraverso le dinamiche della gestione delle risorse primarie e l'abolizione sostanzialmente del welfare state a 360 gradi, compreso in Europa. Quindi i più poveri che pagano due volte. Il tema dell'autonomia differenziata, dove crei due Italie, dove crei due paesi. Questa lenta deriva che è iniziata nella scorsa legislatura del Consiglio regionale, che ha la delega alla sanità, che sta portando sostanzialmente verso il privato in maniera, no, tranquilla, perché se tu metti un milione di euro in un anno che non c'è inflazione e l'anno dopo rimetti un milione di euro e c'è 10% di inflazione, stai tagliando, perché di questo stiamo parlando. Allora andiamo a favorire un sistema dove se tu c'hai i soldi ti curi, se non ce li hai, non uso un brutto termine, ma diciamo che rischi di andare al creatore, perché se c'hai un tumore o se devi ritrovare, devi capire se ce l'hai quel tumore, 6 mesi di differenza fanno tutta la differenza del mondo. Ed è quindi, sono queste le battaglie su cui un partito di sinistra si deve caratterizzare, il tema dei diritti civili sicuramente, ma riprendersi il tema dei diritti sociali, che sono il lavoro, che sono la sicurezza economica, che sono la possibilità di avere una città che accoglie a braccia aperte il primo consigliere di colore, la prima consigliera di colore. E questa è una scommessa anche di questo partito del quale bisogna essere orgogliosi. Scendo a livello locale, guardate, fare il 75% è sempre pericoloso. Io ve lo dico con estrema franchezza. Io ho fatto il capogruppo, bene o male decidetelo voi. Quando il partito aveva il 40-40, ero segretario in contemporanea, quindi ha ragione chi dice che fare il segretario è un bordello, che paga sempre, a prescindere, se si vince abbiamo vinto tutti, se si perde hai perso tu. E quindi da questo punto di vista va da ex segretario la solidarietà a Nicolò, con cui non è che gliel'ho mandato a dire, però bisogna dare atto che il segretario diventa un pungibolo e deve avere la capacità di assorbire dei colpi che anche umanamente fanno male. Perché poi abbiamo il brutto vizio di trasferire il piano politico sul piano personale. E questa è la cosa peggiore che si può fare all'interno di una comunità. Perché se si perde di vista la persona,
e quello che una persona può patire diventa difficilissimo poi superare e poter continuare a mantenere, perché guardate, io stesso mi dimisi dopo il 40-40, io forse siamo quelli che hanno fatto il risultato migliore come partito in condizioni differenti, ma che comunque era merito ovviamente di tutto, ma alla fine di un percorso estremamente faticoso che ti aveva provato lo vivevi quasi come una liberazione. E guardate che prendere una, se si trasforma in una liberazione, diventa un problema non per il segretario che se ne libera, il problema è per tutta la comunità che non ha saputo, me per primo, non ha saputo mettere davanti il pezzo personale. Dicevo che è pericoloso, perché quando tu non hai confronto con l'esterno, uno ti ubriachi, il 75% ti ubriaca, ti fa sentire quasi onnipotente, ti fa perdere di vista la realtà, ma quando aumenta in questo modo smisurato l'astensionismo, diceva prima, facevi vedere Nicolò che parlava dei voti, diventa difficile capire di che cosa si sta parlando realmente. Perché poi il maggior partito è l'astensionismo, perché poi banalmente se fai il 50% di astensionismo significa che se hai fatto il 40 in realtà hai fatto il 20, matematica, non è che, cioè, il 20% sull'intero, e questo crea problemi anche poi nella gestione del gruppo consigliare. Elena Ruzza, io lo sai, ti ho fatto e ti faccio tutti gli auguri, la sindaca sa bene che sei stata, io ho fatto il tuo nome quando mi è stato chiesto, perché penso che tu possa interpretare in maniera positiva il tuo ruolo, ma tenere 11 consiglieri al secondo mandato di un sindaco in uscita è difficile, è molto difficile, perché guardate che il Toto post Elena è già partito prima. Perché alcune liste sono state costruite in quella prospettiva, e vediamo di non dimenticarcelo, perché l'ubriacatura ti porta a dimenticarti alcuni passaggi. Quindi sarà veramente importante costruire la classe dirigente del domani e dare spazio sicuramente ai giovani, ma ai giovani di politica, perché non è solo una questione anagrafica, è una questione di freschezza dell'idea, perché io credo che i due mandati di un sindaco, per esempio, siano giusti, perché dopo 10 anni, e magari prima hai assunto altri ruoli, hai finito la forza propulsiva in quel mondo, devi avere la capacità di fare un passo indietro, andare a fare altro, anche di un livello superiore, per rimettere le tue competenze a disposizione. Non può essere che ci siano sempre le stesse persone, ma non puoi neanche pensare di lasciare una città all'improvviso a qualcuno così. Lo devi costruire questo percorso. E quindi io dico, soprattutto ai più giovani, a quelli che sono appena iniziati, che magari hanno avuto anche dei buonissimi risultati in termini elettorali, ragazzi, non si inizia dalla Champions, non si inizia dalla Champions, perché banalmente sapere la differenza tra una delibera e una determina, piuttosto che le dinamiche d'aula, piuttosto che le dinamiche di amministrazione, piuttosto che capire come si costruisce il percorso di una città attraverso l'identificazione del percorso politico delle persone e di sviluppo, diventa fondamentale, perché fra 5 anni molti di noi, alcuni anche prima, non ci saranno più, ed è in quel momento che dovrete fare la differenza. Non oggi, oggi è il tempo dello studio, perché guardate, lo dico qua alla festa, no, pensando alle costine, non è che le costine era un posto, no, quasi, noi non ci potevamo, quando c'erano i compagni, non ti ci potevi avvicinare, no? Perché quella era la storia. Ecco, è ovviamente un'esasperazione del concetto, ma banalmente guardo Stefano, quanto ci abbiamo messo a imparare il nuovo sistema che ci siamo dati? 4 anni. Beh, fate le costine, non amministrare la città, fate le costine! Datevi il tempo di imparare, lasciate l'arroganza e il tema delle correnti lontane da voi, perché vi fanno male, vi bruciano, vi distruggono. Fatevelo dire da uno che sono 25 anni che fa politica, cazzo. Datevi una calmata, perché altrimenti perde la città, non voi, perde la città nel percorso del futuro. E vado a quello che riguarda, perdonatemi, oggi lo devo fare, quello che riguarda me stesso. Io ho provato in queste settimane
a fare quello che ho sempre fatto, no? Quando mi sono trovato nei guai durante il mio percorso politico, a maggior ragione dopo il 3 febbraio del 22, ho sempre pensato, ok, ho bisogno di una formula, devo capire come trovare la strada giusta. E allora prima, nel 3 febbraio, pensavo a cosa sarebbe stato giusto per i bambini di questa città. Le mie scelte, come avrebbero potuto incidere su quel futuro? E allora provavo a quel punto a fottermene delle correnti, a fottermene di tutto, ne parlavo con chi era il mio capo in quel momento, quindi Elena, e dicevo io farei così. Ovviamente dopo il 3 febbraio pensavo in pieno a mio figlio, che è quello che da quel giorno regola insieme alla mia famiglia tutte le mie scelte, tutti i miei percorsi. E l'ho fatto anche in questi giorni. Ovviamente mi sarebbe piaciuto per continuare il percorso, sì, certo, sarei un ipocrita a dire che non mi sarebbe piaciuto. Avrei voluto fare di più, sì, perché quando corri, quando giochi, vuoi arrivare al primo. Cioè, cazzo che tenga. Ma ho anche sempre detto che io ho potuto rinunciare al calcio, quindi posso rinunciare a qualsiasi cosa. E quindi dico questo. Parto da quello che è stato il mio risultato. Non è che proprio tutti possono dire di raccogliere il numero di preferenze che ho raccolto io. Perché anche questa leggenda che ho preso uno schiaffo deve anche finire. Perché io ho preso 350 preferenze, 349, quante sono? Cioè, delle persone davanti, sì, ne sono. Ma quante sono quelle dietro? Quante sono? 247, per la precisione. Ed è ovvio che ho giocato in Champions League, perché ho giocato nel PD, che ha fatto un risultato mostruoso. E come me, tutti i ragazzi che anche non ce l'hanno fatta, hanno scelto, io penso a Beatrice. Beatrice arriva da una lista differente. Ha detto mi metto in gioco qua, nel posto più difficile. E questo è fegato. E questo mi fa dire che c'è il futuro in questo partito. Ed è queste sono le persone che vanno aiutate, non i vecchi come me. Ma si parte da lì e quindi io ritengo di aver fatto un buon risultato e lasciatemelo rivendicare. E con me hanno fatto un percorso Elena, Robin e altre persone a cui ho cercato di essere in maniera onesta e leale esempio. E quindi per essere un esempio devi essere anche in grado di mettere il noi davanti al Dio. Punto. Semplice, chiaro. Noi davanti al Dio. E se metti il noi davanti al Dio, forse due giorni dopo le elezioni, guardo Elena, non mi ricordo quando, le ho scritto, io sono a tua disposizione, ma non a disposizione come dicono i politici, Non ho chiesto nulla, e gli ho detto fai le scelte che puoi fare, perché se lo fai con me, lo puoi fare su tutti, e il perché lo sa lei, punto. E non ho chiesto nulla in cambio, perché dovevo dare l'esempio. Io auguro a questa giunta e a tutti quanti veramente di il meglio, avranno sempre il mio sostegno, l'ho detto ovunque, l'ho detto anche oggi qua davanti ai miei iscritti e continuerò a ripeterlo. Sono venuto alla festa, vi chiedo scusa dei giorni che non sono riuscito a venire, ma stavo veramente male, avevo 38 e passa di febbre e non ce la facevo proprio, perché volevo dimostrare che si può rimanere in una comunità anche se non si ottiene quello che si spera, perché il tema è sempre l'esempio. Io oggi, proprio per continuare su questo percorso, vi dico che per tre ragioni lascerò il mio seggio in Consiglio Comunale. Lo lascerò perché, lasciando io, entrerà Lia Tucci, che può essere un valore aggiunto, che può essere un pezzo del prossimo percorso del Partito Democratico. E lo dico perché, guardate, sapete il rispetto e l'amicizia che mi lega con Elena, ma non ha fatto il 75% Elena, l'ha fatto Elena con tutti quelli che hanno lavorato. E questo le persone se lo devono ricordare. E quindi bisogna costruire una squadra che sia il futuro. E bisogna in questo momento, dove c'è comunque la possibilità di un percorso sicuro, no? Almeno nei primi due o tre anni, di crescita di queste persone, quindi devi provare a sapere cosa vuol dire anche in termini di tempo stare all'interno di un consiglio comunale. Quindi figurati, sono contento e poi che vado avanti su questo percorso. Ovviamente se in futuro ci saranno dei percorsi che mi potranno vedere protagonista, passano necessariamente da un distacco lungo dalla
vita amministrativa, perché le norme funzionano così e di qui non si scappa. Il secondo è ovviamente, ve l'ho detto prima, ho mantenuto tutti gli impegni che mi sono preso di fronte a voi. Adesso viene prima mio figlio, viene prima la mia famiglia, viene prima il mio lavoro. E quindi, come già sapeva il segretario, che può confermare, io l'ho detto ancora prima delle elezioni questa cosa, quindi non lo sto dicendo oggi, ho bisogno di tempo. E poi c'è l'ultimo pezzo. Ogni tanto nella vita bisogna avere il coraggio di fermarsi un attimo. Bisogna avere il coraggio di prendere fiato. C'è una frase che Tolkien scrive in uno dei libri che mi hanno accompagnato nei momenti più tristi della mia vita, o comunque di cambiamento profondo, che secondo me identifica bene, no? In questo momento mi sento un po' come del burro spalmato su una fetta troppo grossa. Mi sento sottile, stiracchiato, no? Avete presente quella sensazione? E quindi adesso vi chiedo per favore di darmi la possibilità di fermarmi a respirare. Perché guardate, la sera delle elezioni, dove uno come me che corre, che è sempre stato un diavolo competitivo, il rifugio più grosso sono state le braccia di mio figlio. E quindi lasciatemelo godere un po'. Grazie, grazie di tutto e scusate se ho fatto male. Luca Di Voera. Grazie Dani, perché hai dato una lezione, ma soprattutto un esempio di come bisogna vivere questo partito. E una lezione anche a chi adesso è appena entrato in consiglio o ci è rimasto. Volevo collegarmi alla fine a questo punto, però visto che sentiamo ancora vivo il discorso di Dani, credo sia importante, non soltanto perché è stato eletto, ma anche per chi ha tirato la carretta in questi mesi e che continuerà a tirare nei prossimi anni, che non dobbiamo giustamente ubriacarci e sentirci troppo contenti di questo risultato, perché il risultato ormai è finito, le elezioni sono già passate, è già passato praticamente un mese, tra due giorni sarà un mese, e bisogna costruire già il prossimo risultato. Come lo si costruisce? Lo si costruisce essendo molto presenti sul territorio, occupandosi dei temi, studiando, perché non basta aver preso 600 voti per conoscere le cose o per essere veramente un ottimo amministratore, bisogna studiare, sapere bene che cosa succede nella nostra città, ma soprattutto avere in testa un'identità, quindi qual è la settima che vorremmo nei prossimi 20 anni. Il fatto è che il nostro partito abbia fatto praticamente di nuovo il 40% come 10 anni fa ha una grande differenza, che 10 anni fa siamo arrivati grazie anche a un vento nazionale che ci portò a quel risultato. Quest'anno non c'era quel vento nazionale, quest'anno c'era sicuramente una sindaca molto amata come Elena, ma c'è stato un lavoro costante fatto in 5 anni da parte di tutti, non solo dalla giunta, dal consiglio, ma anche da questo partito, che ha saputo di nuovo essere capillare all'interno del territorio. E noi non dobbiamo perdere di vista questo aspetto, anzi dobbiamo intensificarlo. Cioè il PD è ovviamente il punto centrale di questa amministrazione, di questo consiglio, ma non deve perdere mai quell'obiettivo, essere ancora più centrale, provare ancora di più a crescere. Noi dobbiamo metterci l'asticella di dire dobbiamo per forza pareggiare un risultato, noi dobbiamo cercare sempre di migliorarlo quel risultato. Il PD ha bisogno di continuare a crescere, ha bisogno di continuare a fare investimenti anche su persone che arriveranno, perché in 5 anni abbiamo visto volti nuovi che sono arrivati, qualcuno che è andato via, qualcuno che purtroppo non c'è più. Ringrazio Mario di essere venuto qua oggi a ricordare la mamma, penso a un'altra persona che si è sempre riconosciuta molto nei nostri valori, ha avuto anche per tanti anni la tessera, penso anche fino all'anno scorso, che è Franco Bessone, che è mancato due giorni fa, che comunque ha creduto e ha sostenuto tutti noi in questa partita. Un'altra persona ricorderemo è Massimo, che sapete bene quanto abbia donato della propria vita, non solo a questo vita ma soprattutto alla nostra città. E quindi abbiamo veramente l'onere di portare avanti la volontà tanto delle persone che non ci sono più quanto delle persone che arriveranno, è nostra.
e abbiamo vissuto una grande festa. Concordo con Massimo che questa è una festa, ci viene perché sono persone belle e non solo perché ci piacciono dire mangiare le costine o per spirito di servizio. È una festa della festa, perché deve essere una festa venire qua e ritrovarci e lavorare. Poi il risultato della festa, quando va bene, e direi che sta andando di nuovo bene, io sto in cassa, per cui vedo che bene o male sta andando bene, però ci aiuta a fare politica questa roba qua. Intanto incontriamo persone tutte le sere, e questo anche per chi non è abituato magari tutti i giorni a incontrare persone, è un ottimo terreno per imparare. Io ricordo quando la mia prima festa è stata nel 2011, ero quasi un anno che ero iscritto al PD, mi sono iscritto al PD nel settembre del 2010. Nel 2011 ho fatto la mia prima festa e ricordo la bellezza di stare in mezzo ai tavoli e imparare a parlare con le persone, perché questo è già il primo passo per studiare, per imparare a occuparsi delle persone, dei loro problemi, perché uno passa nei tavoli, chiede anche soltanto se la cena era buona e da lì iniziano magari a parlarti che hanno un problema in un punto della città. Questo è, uno prende il tema, lo porta a chi magari se ne occupa e impara ad occuparsi delle cose, impara a essere un punto di riferimento. Noi siamo un punto di riferimento per la città, ma non basta, perché dobbiamo essere sempre di più, ok? Però questo è un impegno che dobbiamo prenderci tutti e continuare a farlo, perché se no fra 5 anni i risultati che abbiamo fatto quest'anno non li facciamo più. Dobbiamo continuare a credere soprattutto in questo partito, a credere in noi, che siamo delle persone, che siamo qua di domenica mattina. Il tempo ovviamente ci aiuta, perché quest'anno il tempo è bellissimo, però siamo noi che rendiamo il tempo migliore, perché il tempo che dedichiamo a questa città rende sicuramente questa città migliore. Io voglio fare però dei ringraziamenti intanto a Daniele, Chiara e anche Umberto, con cui Elena giustamente, con cui ho condiviso questi 5 anni di giunta. Sono stati 5 anni secondo me bellissimi, al di là del fatto che abbiamo vissuto una pandemia, però guardate che chi come noi ha vissuto quella pandemia da dentro, quindi all'interno della giunta, sa quanto sia ancora più complicato amministrare, molto più rispetto che ai momenti normali dove non ci sono, come dire, dei contesti di emergenza, e sono in quei momenti soprattutto molto difficili che impari tante cose, anche perché non c'era un manuale che dicesse questo è giusto, questo è sbagliato. Ogni scelta che abbiamo preso poteva essere la più giusta come la più sbagliata, ma la cosa bella è che l'abbiamo sempre scelta insieme tutti. Nessuno ha mai voluto primeggiare o fare qualcosa che magari in passato eravamo abituati a vedere, perché io credo che chi ha vissuto altre giunte possa confermarlo. Questa che è appena passata è stata la giunta che non ha praticamente mai litigato, abbiamo fatto un vero lavoro di squadra, e il risultato che il PD ha avuto e che la coalizione ha avuto è anche la dimostrazione di quel lavoro di squadra, e che il Consiglio Comunale ha dato anche una mano, perché comunque il Consiglio ci ha sempre appoggiato, ha sempre dato una mano. Oggi però il Consiglio deve fare un passo in avanti rispetto agli ultimi 5 anni, perché ovviamente, come diciamo prima, ha avuto troppo forse spazio alla giunta, c'era bisogno di correre, di andare veloci. Oggi però il Consiglio deve fare un salto di qualità, deve provare a essere promotore anche di azioni in città, di azioni da proporre alla giunta, e in modo tale che anche chi è in consiglio possa sentirsi molto più parte dell'amministrazione e molto più efficace sul territorio. In questo modo vedrete che fra 5 anni faremo di nuovo un grande risultato. Grazie a tutti i volontari che ogni sera vengono qui alla festa, e soprattutto segretario, che era da 10 anni che il PD non faceva questo risultato, ricordo. Grazie a tutti. Mentre Elena arriva, ne approfitto per ricordarvi che questo è l'ultimo intervento, poi ovviamente ci sono due appunti che mi sono segnati, dopo si mangia, quindi fermatevi. Okay. Anche no. Questa ci ritroviamo, e sono insieme alla dermatite e a tutte le altre malattie psicosomatiche gli effetti di questa. No, è perché tutti.
tutti insieme, come sentite, sono ancora messa malissimo perché i tempi di recupero sono decisamente diversi da un tempo. Inizio anche io con Anna, non vado sui tanti aneddoti, perché anch'io l'ho conosciuta lavorando con lei, nel senso che l'ho conosciuta quando era ancora in ufficio territorio, quando era la referente di alcuni grandi progetti come il Proust, il Priu, le ha seguiti dall'interno, è stata anche la prima persona a raccontarli e a raccontarmeli. Poi ho avuto la fortuna di lavorare con lei quando fu in fondazione, insomma è stato un rapporto che è nato nel mio essere amministratore, perché io l'ho conosciuta prima al bar, come spesso è capitato nella mia vita, e poi l'ho conosciuta appunto come amministratrice. Però c'è un aneddoto che credo che racconti un pochino Anna, un po' nelle parole che ha ripreso prima Tiziana. Voi forse lo ricordate, io ho preso il Covid nel 2020, alla fine dell'ottobre del 2020, e dopo il primo tampone di Umberto ci siamo ovviamente dovuti chiudere in casa, e purtroppo era un periodo ancora un po' faticoso, quindi non si poteva uscire, siamo andati molto lunghi, poi io come al solito c'ho un fisico che fa schifo, quindi non passava mai, insomma vi abbiamo tirata per un po' per le lunghe. Ed era una fase in cui si aveva ancora tantissima paura del Covid, giustamente, non c'erano ancora i vaccini, insomma era ancora una fase molto difficile. Un giorno suonano il campanello ed era Anna, che era andata in montagna, aveva raccolto i funghi, e tornando indietro era passata, ci aveva lasciato questo cesto di funghi. Voi sapete che lei adorava andare in montagna e adorava i funghi, ed è passata da casa, ci ha suonato e ce l'ha lasciati sotto, già puliti, divisi, perché io posso immaginare che cosa voglia dire stare lì chiusi, e vi volevo far sentire che vi sto pensando nel mio modo. Ecco, Anna era così, era quella dolcezza lì, era ironica alla morte, proprio una cosa esagerata. L'ultima volta che l'ho vista è venuta a salutare una collega che andava in pensione, esattamente con il suo odore di fumo e la cosa dell'ossigeno nell'altra mano, come diceva prima Mari, cioè tutti l'abbiamo conosciuta soprattutto come una donna forte e capace di mettere sempre tutto sul ridere, anche le situazioni più estreme, no? Sappiamo che è stata male molto, eppure tutte le volte cercava di metterla sul ridere. Però era profondamente capace di ricordarsi degli altri, e soprattutto nei momenti difficili lei era quella che si ricordava di mandarti quel messaggino, di chiederti come tu stessi in quel momento, quindi quel momento lì credo che lo racconti bene. E poi invece faccio un passo indietro, esattamente un anno fa, poi ne parleremo stasera, ma qui un anno fa abbiamo provato a darci la spinta, vi ricordate, no? Io nel mio intervento avevo detto: guardate che i temi chiave saranno il tema della sostenibilità e quello sociale, e sono diventati i temi guida della nostra, non solo campagna elettorale, ma soprattutto del nostro programma elettorale, che è quello sul quale dobbiamo lavorare. Ci fu un intervento che è stato quello di Massimo, che ha detto due cose. La prima, disse: voi dovete portare il PD al 38%, e io la prima cosa che ho pensato ho detto: sì, vabbè, buonanotte, va. Ho detto: mo, esageriamo. Ed era perché era impossibile, dai, sinceramente era impossibile pensare di andare al 38%. Quindi lui disse, però era abbastanza vigoroso quel giorno, vi ricordate che lui ha fatto per quanto ha potuto tutta la scorsa festa dell'unità, e disse: dovete portare il PD al 38% e dovete dare centralità al partito, perché noi arriviamo da 5 anni con equilibri diversi, perché il PD 5 anni fa fece 19,4, e anche l'immagine consigliare era un'immagine molto molto più equilibrata, no? Per ovvie ragioni, avevamo 6 consiglieri, piastra sindaca ne aveva 5, noi 7, piastra sindaca 5, insomma di fatto era un equilibrio molto diverso. E lui su questo ha sempre insistito nel corso del mandato, cioè sulla centralità del partito, e credo sinceramente che il risultato del partito a queste elezioni sia anche un po' figlio di quella centralità, anche di quella radicalità di cui parlava prima Daniele. Io sono tra coloro che forse più degli altri, perché con Daniele purtroppo litighiamo molto spesso, sono stata tra quelli che ha detto: sfasceremo il partito. Stai parlando di me. Voi di quello che ovvio,
Che forse sono stata anche la prima a cui hai litigato su questo tema. Detto questo, dall'altra parte però vanno anche riconosciuti i percorsi, evidentemente quel percorso anche di radicalità oggi ha portato bene e ha fatto bene evidentemente. Occhio solo a un passaggio però in questa fase e che tiene, se ci riusciamo insieme, settimo il PD e per certi versi persino la situazione europea, senza voler esagerare, lo so che ho sempre questa malattia per settimo, ma in realtà alcuni temi sono ricorsivi, non è un caso che siano ricorsivi. Noi abbiamo fatto una scelta difficile, non condivisa da tutti, che è stata quella di allargare il più possibile, cioè noi abbiamo scelto di essere laboratorio non a partire dal partito. Non è facile. Cosa voglio dire? Voglio dire che la campagna elettorale è stata iperallargata, che il programma elettorale è stato scritto a partire da tavoli ampi, che abbiamo scelto di provare a tenere insieme anche partiti che tra loro spartiscono molto poco e che sul nazionale neppure si parlano, che sono Azione e Movimento 5 Stelle. Però guardate che siccome non siamo una città secondaria, siamo sempre la decima città del Piemonte, la scuola politica che questa mattina si è vista in questa sala credo che sia rarissima in tutta Italia. Noi siamo anche, saremo anche davvero un banco di prova anche per altre aree, perché se noi qui riusciremo ad essere capaci di dimostrare che è possibile davvero essere alternativa unitaria, noi costruiremo un percorso che non è domani, perché abbiamo davanti 2 anni e mezzo, ma per essere alternativa al Paese il PD da solo non basta. E questo è un tema fondamentale. L'avete visto in questi giorni in Inghilterra, quando i laburisti hanno vinto, ma hanno perso tanto i conservatori. Noi ci troveremo tra 2 anni e mezzo non così distanti. Potranno perdere tanto i conservatori, perché le politiche che si stanno facendo non sono politiche radicali a destra, sono politiche sulla superficie che provano a dare risposte alla prima di primo acchito, ma non si stanno trovando risposte profonde, neanche radicali a destra. In compenso i laburisti hanno usato un claim che è interessante, uno slogan che è interessante: country first, party second. Prima il paese, poi il partito. Perché? Perché in questa fase occorre, secondo me, naturalmente lo vedremo governando, occorre provare a essere, se vogliamo provare a essere laboratorio politico per davvero, a dimostrare che il partito può essere guida, ma tenendo insieme l'alternativa a questa destra. Se vogliamo provare a governare il paese, perché settimo ha vinto perché in continuità, non noi nell'ultimo mandato, ma in continuità abbiamo costruito in questa città un progetto credibile. Non ha vinto il candidato, non vince mai e non perde mai il candidato da solo, in nessun mondo, proprio in nessuna parte. Non ha vinto solo il candidato, ha vinto sempre la squadra, ha vinto un metodo di governo degli ultimi anni e non solo, ha vinto secondo me soprattutto l'avere un'idea di città, un progetto sulla città. Ma quel progetto politico è fatto di tanti temi locali, ma anche di un laboratorio politico. Questo è un tema sul quale verremo richiamati più volte, perché ci guarderanno dall'esterno. Ma vediamo un po' cosa stanno combinando lì, dove hanno tenuto insieme il partito che ha fatto quasi il 40, il movimento, Azione, cosa sta succedendo? E guardate, le dinamiche non sono strane, perché settimo da sempre è laboratorio nazionale. Non è un caso che Azione non abbia fatto il quorum, guardate come è andato in Europa. Cioè ci sono traiettorie molto simili su settimo col nazionale, poi è chiaro che ci sono degli andamenti che si modificano per ovvie ragioni. Anche qui è vero che l'astensionismo ha un peso importante, ma guardate che il centro-sinistra a settimo ha tenuto gli stessi voti di 20 anni fa, 20 anni fa, quando votava il 78% della città. Ha tenuto gli stessi voti, 16.718 voti,
16.900 20 anni fa col 78,4%. È un dato molto interessante, vuol dire che c'è una base di una città che anche dopo molti anni, 20 anni sono tanti nella storia di Settimo, è cambiato il partito, è cambiata la città, cioè è cambiata anche il tessuto, no? Vuol dire che c'è una continuità interessante dell'area progressista del nostro, della nostra città, che è riuscita a trasformarsi, ma quella capacità lì è fatta di capacità amministrativa e di provare ad essere laboratorio politico. Quindi quando dico bene che il PD provi a guidare, non potrà che farlo, pur suo malgrado, perché i numeri dicono che non potrà che farlo. Okay? Dall'altra parte però il PD deve essere capace, cosa che stamattina ho visto fare qui ad alcune persone, di dire io do la linea, ma ricordo a me stesso che il progetto è un progetto ampio. Il percorso civico che 5 anni fa è stato determinante, oggi lo è allo stesso modo, con numeri molto importanti, perché abbiamo avuto solo 2 liste civiche, le abbiamo scelte insieme questa coalizione, abbiamo costruito 2 civiche, una fa 15, l'altra cresce rispetto a 5 anni fa, è l'unica che cresce in quel modo, anche rispetto, non guardate i dati assoluti perché le percentuali oggi non ci possono raccontare nulla di che, perché quando sei a 75 le percentuali non sono sufficienti, ma guardate i dati, i numeri, i voti dei singoli, c'è un percorso anche del civismo interessante. Allora quel laboratorio deve essere il progetto politico sul quale ci concentriamo. Abbiamo fatto tanto, evidentemente è stato credibile il nostro percorso, io lo dico sempre, sono anche noiosa, ma abbiamo solo vinto le elezioni. Il vero lavoro, cioè la nostra, se saremo capaci di essere all'altezza, di far politica per davvero, noi lo dimostreremo solo se saremo capaci di governare questo processo, altrimenti ci saremo limitati a vincere le elezioni. Ma noi la differenza la facciamo dall'altra parte, la politica sta dall'altra parte. Politica si fa in tanti modi, si fa anche con una capacità che hanno pochi politici, che quella quando si raggiunge quel momento del proprio lavoro, della propria presenza, di dire io ho fatto il mio, faccio un passo di lato, è difficilissimo, io ho provato a fare l'esercizio su di me, è difficilissimo, quasi impossibile. Stamattina l'ho sentito dire al segretario, l'ho sentito dire a Daniele, con ruoli ovviamente profondamente diversi, situazioni profondamente diverse. Credo che la scuola Settimo abbia fatto crescere dei veri politici e siccome sono rari, credo anche che la nostra comunità debba farsi carico di non perdere nessuno e di costruire le condizioni per non perdere nessuno, ognuno con un percorso diverso, perché poi è giusto anche cambiare ruoli e dare spazio, altrimenti non cresce mai nessuno. Per il passaggio che ha fatto Nicolò lo deciderà naturalmente il direttivo, si apre un percorso che può andare dalla segreteria, da fare un congresso, per la scelta di un segretario o da fare una scelta unitaria. Le possibilità sono 1000, compresa quella che il direttivo gli dica no, assolutamente Nicolò, e legarla alla sedia. Però è molto importante che il PD sia capace di fare questa riflessione proprio oggi che ha vinto. Non è scontato ed è interessante che lo faccia adesso, proprio perché il PD apre un percorso nuovo di governo, è interessante che la comunità riesca a fare riflessione. E anche qua, proprio perché è difficile, è politicamente importante, perché sicuramente altri territori non lo farebbero, e invece è qui sempre se vogliamo accogliere la sfida di fare la differenza che siamo. Ora, in questi giorni ho visto, noi abbiamo per fortuna anche sempre chi ci riporta alla realtà ed è la realtà stessa. Ho visto ancora ieri un articolo, mi ha chiamato alcune persone, mi dicono ma Elena, ho visto che c'è un signore che dorme in un garage. Benvenuti. Quante volte me l'avete sentito dire? Siamo a Settimo Torinese, non a Pino. Settimo Torinese è la città in Piemonte con più case popolari tra proprietà divisa e indivisa, abbiamo una situazione sociale estremamente complessa, da un punto di vista del PIL siamo secondi solo a Michelino. Mi chiedo, quante volte mi avete sentito dire che l'emergenza sociale è al primo punto di qualunque percorso che noi dovremmo fare? Ed è così. E attenzione, guardate che io domani incontro Marrone, primo incontro,
faccio volutamente, perché su tutti i temi più importanti di questo mandato noi non potremo agire da soli e con questa regione dobbiamo dialogare. Dal tema del primo soccorso al tema dell'Alzheimer, a tutti i percorsi che vanno dall'eliminazione della lista d'attesa con le ultime proposte PNRR imbarazzanti, fino alla tenuta del nostro bilancio, fino ai percorsi legati alle case popolari, nessun tema passa solo dal locale, nessuno. E si misurerà la nostra capacità politica di dialogo con gli altri livelli anche in questo caso. In questo momento noi abbiamo 1100 alloggi in edilizia sociale, 379 sono del Comune di Torino, una buona parte di questi sono non occupati da molti anni, non mantenuti, chiusi, vuoti. Abbiamo una lista d'attesa aperta nel 21, dopo 13 anni, che ha 200 persone in graduatoria. 200 persone in graduatoria alle quali si riesce faticosamente a dare risposta, perché banalmente nel 2023 sono state messe a disposizione 4 case. Fate voi il calcolo cosa significa consegnare 4 case per anno con una graduatoria di 200 persone. Questo è un sistema, non solo Settimese ovviamente, evidente a livello nazionale, che produce per sua natura, se non riusciamo a scardinarlo, illegalità. Produce occupazioni abusive, produce situazioni di difficoltà a trovare alternative. Cioè è un sistema che o noi riusciamo ad affrontarlo con altre strategie. Abbiamo consegnato 20 case con l'autorecupero, è una strategia, ma non può essere la strategia, ok? Però il tema sociale, cioè il tema della povertà delle persone e soprattutto il tema della casa, sulla quale non a caso l'anno scorso ci abbiamo fatto l'intera festa dell'unità, è al primo posto di qualunque politica sociale, non solo Settimese, ma nazionale, non da oggi. E quando ieri mi hanno chiamato dicendo ma non c'è una casa, io sono stato, credo di aver sbranato quel poverino che me l'ha detto, come non c'è una casa? Ma sono anni che blatero nel deserto, che non abbiamo abbastanza case, che non ci vengono date case, è uno dei punti sui quali abbiamo insistito di più in programma, sul fatto che dovremmo andare in pellegrinaggio a Roma chiedendo soldi per un piano nazionale casa. E ci stupiamo seriamente, noi abbiamo quasi 20 uomini al centro Fenoglio, sono persone senza fissa dimora che fino all'altro ieri dormivano tutti nei garage, non è che non ci fossero ieri. Nel 2019 abbiamo detto il centro Fenoglio diventa il luogo di accoglienza delle persone senza fissa dimora a Settimesi, dove dormivano ieri tutti nei garage, oggi dormono chi sceglie di andare, perché non lo possiamo certamente obbligare, dentro il centro Fenoglio, hanno un loro letto, hanno il loro bagno, sì, hanno la possibilità di fare colazione, pranzo e cena all'interno di un luogo, entrano in un contesto di rispetto delle regole in cui entrano un orario e escono un altro orario. Abbiamo attivato il primo housing donne, perché anche le donne si trovano nella medesima condizione, è una novità assoluta della nostra società, ma noi abbiamo donne sole senza fissa dimora, dove dormono? Nello stesso garage, non è che stiano da un'altra parte, a volte non è un garage a settimo, magari a Torino hanno una residenza a settimo, cercano i dormitori. Io mi stupisco sempre quando non riesco a raccontare quanto lavoro in termini sociali ci sia da fare su questi temi. Sicuramente la casa è al primo posto dell'emergenza, non è l'unica, certamente. Noi in questo momento, io ho visto l'opposizione ha esordito prendendosela con gli alberi che sono troppo bassi e quindi non riesce a camminare dritto per chi è ovviamente più alto di me, ma si deve abbassare. Io avrei cominciato spiegando che abbiamo un piccolissimo problema che si chiama la legge regionale legata all'ISE, per cui il comune di Settimo da quest'anno, da adesso, mette 900.000 euro in più per permettere alle persone non autosufficienti, disabili, anziani non autosufficienti, di stare in RSA. Se non li mette, noi da oggi, cioè non so come glielo spieghiamo alle persone, abbiamo mille persone in graduatoria che stanno fuori dalle strutture. È un problema di Settimo, è un problema di tutti gli altri 1200 comuni. La regione ha, coincidenza, prorogato fino al 30 di giugno, così abbiamo superato le elezioni. Ma noi abbiamo un problema enorme. Io non lo so come spiegarlo alla regione e chiedo aiuto a tutta la comunità del PD. Questa roba ci fa saltare l'equilibrio sociale. Noi non abbiamo posti per gli anziani non autosufficienti a fronte di una società che invecchia. Quando noi
discutiamo, l'altro giorno ho scoperto degli articoli in cui scopro di essere responsabile dell'Agenzia Territoriale per i Trasporti, ma sono anni che diciamo che ci stanno tagliando i treni, sono uscita dappertutto spiegando questura, è il riferimento di Settimo, hanno tagliato 6 treni su 12, maledizione, l'abbiamo anticipato negli ultimi anni, mi hanno spiegato però stai buona, quella è Torino, non è manco Settimo, e adesso ci stupiamo. Ragazzi, c'è un lavoro enorme che ci aspetta e purtroppo, mentre abbiamo lavorato per 5 anni tanto sul locale, per fortuna perché da lì siamo partiti, dai temi più nostri, quegli altri, cioè i temi di scontro sociale, sono tutti fuori da noi, la sanità, la non autosufficienza, i trasporti, tutto ciò che ci porta verso il rendere o non rendere attrattivo un territorio, l'emergenza legata al commercio, il PD per forza, non c'è altra strada. Ha bisogno di farsi carico di un progetto politico che racconti di essere davvero l'alternativa e su questo serve ragionare di tutti questi temi e della crescita economica e anche della sicurezza, perché i due temi stanno spesso insieme e in questo momento il far finta di non voler trattare questi temi ci mette in difesa. Noi governiamo il 70% delle città italiane, volete spiegarlo davvero ai sindaci? Il problema è la sicurezza, glielo deve spiegare chi? Chi deve raccontare qualcosa? Noi quel tema lo dobbiamo raccontare perché lo viviamo tutti i santi giorni, tutti i momenti. Allora, crescita, sicurezza, i temi chiave che non riguardano il comune, è vero, ma diamine se ci toccano. Toccano tutti noi. Io, guardate, faccio ricevimento il venerdì, sempre, a oltranza, inizio le 9 e vado avanti fino a quando ci sono persone in coda. 8 persone su 10 vengono per la casa. Non è prova settimese di tutta la realtà generale, ma cavolo, se è evidente che abbiamo un tema casa enorme in questo paese. Abbiamo fatto tutto, abbiamo usato 18 miliardi di euro per fare le facciate, ne abbiamo usato una quantità che non voglio neanche riprendere per fare il 110. C'è un piano nazionale che da Federcasa chiede 80 miliardi da mettere nell'emergenza abitativa. Ed è la voce più importante per combattere davvero l'illegalità, perché dove la pubblica amministrazione si ferma interviene l'illegalità, perché per correre oltre le graduatorie, per infilarsi, per trovare una soluzione, la pubblica amministrazione ha la responsabilità enorme di riuscire a trovare soluzioni e quando non le trova in qualche modo favorisce sistemi malati. Allora, questi secondo me sono i temi sui quali alcuni, poi ognuno di noi ne ha altri, sui quali il PD settimese può provare a spingere per essere alternativa al paese. E lo dico non volendo fare l'arrogante, lo sapete che io per tutti quelli che mi chiamano mi dicono mi avete fatto 75%, io dal giorno dopo le elezioni dico sì vabbè, le elezioni sono finite, occupiamoci di governare. Quindi non è che voglio sia impazzita, non è il risultato che mi preoccupa, lo direi uguale anche se abbiamo fatto il 50,5. Noi abbiamo bisogno di costruire un percorso finalmente di pace, perché non abbiamo elezioni per 2 o 3 anni, non abbiamo congressi per 2 o 3 anni, non abbiamo da discutere di nuovo internamente per 2 o 3 anni. In questo percorso di pace mettere i temi uno dietro l'altro e fare una lotta costante con Regione e con Nazionale. Su questo ammetto una mia difficoltà, cioè questi 5 anni io non sono riuscita a fare lobby vera, con Regione e col Nazionale. Sono riuscita perché non sono stata capace. Questi 5 anni, con questa forza di questo partito, con questa dinamica consigliare e anche forti di quel risultato, quello sì lo dovremmo usare, noi però dovremmo crescere in questo senso, cioè capaci di far sentire la nostra differenza nella conoscenza autentica dei problemi, dei temi, con gli altri livelli. Non abbiamo le soluzioni facili perché non le abbiamo, soprattutto sul mondo sanitario che ci tocca meno. Sul tema dell'emergenza abitativa io posso, senza rischiare di voler sembrare di avere soluzioni facili, però possiamo dire di avere una bella esperienza da raccontare a livello nazionale e quindi su alcuni temi credo che possiamo anche fare la differenza per davvero. Con questa idea, cioè con l'idea fissa di non lasciare indietro nessuno tra coloro che hanno fatto la differenza per questo risultato in questa città,
non solo l'ultimo, ma tutti. Quindi chi si è candidato e non uscito, chi non ha voluto candidarsi, chi è stato candidato per tante volte, è stato consigliere fino all'altro ieri e non ha mancato un giorno alla festa. Tutti questi, tutti loro, tutte queste persone insieme fanno oggi Settimo il governo di Settimo. Avendo chiaro la squadra, primo tema, è l'umiltà che dà solo la squadra. Nessuno di noi da solo fa la differenza, solo insieme facciamo la differenza. Avendo chiaro il progetto politico d'insieme, senza corse in avanti, ma provando a dimostrare che è possibile essere alternativa di centrosinistra a questa destra, ed è possibile anche nei comuni grandi, ed è possibile tenendo insieme partiti che a livello nazionale sono profondamente diversi. Se sarà possibile lo dovremo dimostrare noi, ma non è che lo dimostrerà qualcun altro a casa nostra, lo faremo insieme, se saremo capaci. Se non saremo capaci, dimostreremo quello che va al nazionale, cioè che non sanno governare insieme. Io credo che abbiamo la possibilità di dimostrarlo, ma dipenderà da noi. Terzo tema, a Settimo si verificano le condizioni per vivere i temi chiave della lotta politica nazionale del PD. Il tema della crescita legata alle imprese, le crisi di cui parlava prima Daniele, il tema dell'emergenza abitativa, il mondo della casa, il piano nazionale, il tema sanitario, il sostegno alle non autosufficienti, sono tutte questioni che noi abbiamo sulla nostra pelle della nostra città. E noi da lì, dai temi, da Settimo, da quel progetto politico possiamo fare la differenza. Abbiamo riferimenti ovunque, nazionale, regionale, ci siamo proprio perché la scuola settimese ha fatto la differenza negli anni, siamo presenti. Dai temi di Settimo possiamo partire perché farà bene alla nostra città, perché noi dobbiamo essere 4-5 anni non solo continuando a dar continuità alla città, ma chi arriverà dopo dovrà essere più bravo di quelli ci sono stati prima. Questo è il nostro compito. Io sono a disposizione, lo sarò sempre, non sono capace di aiutare sempre, cerco di fare il mio e se posso essere utile ci sono, ma sono in uscita, è vero che mancano 5 anni, ma sono in uscita, sono a disposizione e in generale preferisco pensare che chi arriverà dopo sarà sempre migliore di chi c'è stato prima. E questo è un altro pezzo di insegnamento che abbiamo imparato da chi c'è stato. Noi dobbiamo costruire per il dopo, perché Settimo merita una classe dirigente che cresca sempre di più, non i risultati elettorali, quelli cambiano a seconda di tante cose, basta un nazionale in un modo o in un altro, ma che cresca la capacità politica di Settimo, questo invece noi possiamo farlo. E oggi abbiamo tutti gli ingredienti per dimostrare di poterlo fare. Io chiudo con un ringraziamento al segretario, perché l'avete già detto meglio di me, non serve che lo riprenda, ma non è un ruolo facilissimo. A tutti coloro che ci sono stati sempre, soprattutto a quelli che sapevano di non correre per nulla, quindi che hanno fatto quel passo indietro e che si sono messi a disposizione. Qua in prima fila ce ne sono tante di queste persone, a tutti i volontari che non si sono mai tirati indietro, anche a quelli più invisibili. Un ringraziamento a Daniele. Non sono tanto capace di dirlo, mi conoscete quindi non lo dico. Molti anni fa una persona che si chiama Lucisano, che è stato diciamo lavoratore stretto di Renzi sul tema scuola, mi disse in politica la differenza la si fa calcolare i tempi bene. Secondo me oggi noi abbiamo avuto una bella dimostrazione di che cosa sia sapere interpretare bene i propri tempi. Con una richiesta che ho già fatto al direttivo e che ribadisco qua, io lo dico per me, per quello che posso fare io. Nessuno tra coloro che ha costruito una competenza in questa città va lasciato indietro, perché faremo danno alla città. E quindi per quello che riguarderà me, quello che potrò fare io farò lo sforzo di provare a costruire equilibri il più possibile per non perdere nessuno, perché le competenze di ciascuno fanno quella corsa lì. Le sfide sono grandi, non lo nego. Mentre 5 anni fa dovevamo essere capaci di dimostrare di essere dei buoni amministratori, oggi abbiamo anche un compito politico che, come sapete, è un po' meno nella mia acqua, un po' meno nelle mie corde, su questo avremo bisogno di tanti.
Io sono a disposizione per gli altri. L'obiettivo è arrivare qua tra un anno, tra due, tra tre e poi tra cinque, per guardarci indietro e dire: ragazzi, abbiamo costruito una squadra che è capace ancora di fare la differenza e ancora di dimostrare che si possono fare dei risultati grandi, politici e amministrativi, per i nostri cittadini, e se ce la facciamo anche dimostrare come si può far politica dai nostri temi altrove. Anche un pochino dimostrare cosa sia fare la differenza di progetti credibili anche in altri territori. E quindi questo è l'obiettivo, un passo dietro l'altro, testa bassa, lavorare, l'umiltà che serve per non ubriacarci, per usare le parole di prima, ma per ricordarci che i nostri cittadini ci danno sempre la strada, ci danno la linea giusta. I problemi li conosciamo e da lì dobbiamo partire. Quello ci permette di tenerci a terra. Noi siamo al servizio delle persone, e con quelli del servizio, con quello sguardo sulle persone, con la realtà dell'affrontare i problemi quotidiani, un passo dietro l'altro possiamo fare la differenza. Io ne sono sicura, e sono sicura che arriveremo qui a dirci quanta strada abbiamo fatto, ma siamo stati capaci di farla insieme. Grazie mille davvero a tutti. Grazie a tutti quelli che sono intervenuti, grazie alle parole che sono uscite quest'oggi e agli esempi, grazie Daniele, veramente. E grazie a te Elena per questo percorso. Domani avremo poi modo di riprenderlo, domani sera, e svagarci un po', perché dopo 7 mesi di campagna elettorale, diciamo, conviene un po', non abbiamo bisogno tutti. Io vi lascio con 3 parole, così mi aggancio anche a quello che succederà questa sera alle 6 e le dico e basta, così mangiamo. Sono 3 parole che per me sono importanti, che sono state le 3 parole che ho usato anche nel documento programmatico di 2 anni e mezzo fa, e che sono 3 parole anche legate a un percorso comune che abbiamo fatto con Massimo in tempi diversi: vedere, valutare, agire. Sono le 3 parole che sono utili, poi capirete meglio questo pomeriggio perché da lì dobbiamo ripartire. Quindi al lavoro, perché abbiamo qua tanta strada da fare. Grazie.